ho scoperto che c'è uno Scrabble Royale. E sono già Scrabble. Impressionato. Scarabeo. Ah, benvenuti giusto, a Virtual Super Show. Mentre vado a 433 kilobyte al secondo in streaming. Allora, bene. Super Show. Esatto. Mio Dio. Si salta un po', diventa lo stesso. Esatto. Non so cosa sta succedendo, ma va bene ormai. C'è. Cioè... No, non ho idea. Io sono una piccola cosa bastarda qui con me. C'è una Zinga Z92. Io no. No? E non sono una cosa bastarda. Ah, ok. Ah, ok. Ah. Non ho capito. E pensate che dopo anni e anni e anni ancora ci cado dentro. Ancora ti sorprendi per ste cagate. Esatto, esatto. Cioè, non capisco. E ma probabilmente anche... perché te speri che io migliori prima o poi. Ah, dici. No. Ok. In realtà è sospensione dell'incredulità di me. Ah, sì, esatto. Sono andato in... Come quando guardo il wrestling, guarda, la stessa cosa. Esatto. Tra l'altro, vabbè, poi parli sicuramente quando arriverà qualcuno. C'è una cosa che è successa nel mondo del wrestling di cui bisognerà parlare, ma va bene. E anche la mente di Edux. No. Ah, stava caricando l'urlo, credo. Ok. Sì, volevo fare tipo... Ma quello è più un delfino. L'altro è più un delfino che ha un orgasmo, credo, mi sembra di aver capito, era più ma un delfini finale. Ma i delfini hanno gli orgasmi? Sì, credo. Stavo per chiedere se i delfini avessero gli orgasmi. Cazzo sì? Sì, credo proprio di sì. Sono mammiferi, quindi sì. Ho capito. Quindi però non provano lo stesso piacere, no? Beh sì, anche se ogni tanto fanno delle cose, cioè ci sono, sbagliano anche gli orifizi, nel senso, sto scherzando, nel senso, è vero. Avevo letto un articolo dove mi inquietava l'idea dei delfini che fanno visto, le cose chi sporche. Chi ha visto con i video di Barba Scura sui delfini sa che cosa fanno i delfini quando si accoppiano. Per salutarsi. Anche. È molto pulp, diciamo. Si mettono i falli nei buchi da cui spruzzano l'acquetta. Esattamente. Anche. Diciamo che c'è una nuova frontiera del wrong goal, ecco, diciamo. Ok, ciao Argon, comunque ciao Samo, ciao Argon. No, dicevo, io avevo letto un articolo che diceva che gli unici animali che fanno che si procacciano del sesso, perché poi essendo animali quello è, e ne traggono anche piacere, sono i bufali, cioè, o i bisonti, ora non mi ricordo, ma non so, la sensazione che perché se uno si è estinto no, esistono sia i bufali che i bisonti. No, i bisonti sì. Americani che sono estinti, no, i piccolo animale. Esatto. Bisonte. Ma adesso vi lancio una domanda che immagino che vi cambierà la serata. Dimmi. Nel frattempo me che non facciamo Somebody Saves the World al primo segmento. No, ma sto cercando anche cosa fare perché ok. Scusa, vai zitto. Dicevo a voi, alla chat, a tutti. Secondo voi se quando il delfino sbaglia e lo zicca nel buco sopra, no? Equiparabile a un bocchino, perché ci respiri. Cioè, come fai? Allora, qua si apre dalla bocca o dal coso con cui respiri? Allora, qua si apre secondo me un discorso interessante, cioè il pompino. Sì. Viene definito così tale perché è fatto con l'apparato dal quale in parte diciamo. Beh, nel senso, se respiri, tu se vedi il termine in inglese che è blowjob, ma anche in italiano, in effetti, esatto, anche è più esatto. Così esatto, sarebbe e più anche, in anche caso. In italiano che... nel bocchino soffi, esatto, però quindi... qua già è diverso, soffiare è diverso da respirare, che allora nel caso del delfino comunque tornerebbe, perché il delfino può farne due insieme, è un top il delfino, è vero, raga, può fare il double blowjob il delfino, esatto. Con scioltezza. Può respirare e... Esatto. No. Cioè, chi suona... chi suona cose tipo fagotto, cose così, respira ed espira contemporaneamente, imparato. Questo lo so perché una mia fidanzata lo faceva, quindi dico... No, non faceva, intendo, suonava il fagotto. Sì, ok, va bene. Okay, il flauto traverso. Suonava il fagotto. Il fagotto, esatto. Ah, è vero, ricordo e questa storia di Lovat. Esatto, che ispirava e espirava contemporaneamente, praticamente, non proprio, ma più o meno.
E non ho mai capito, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato, perché non ho capito ancora come cazzo si possa fare. È Samo incomprensibile dice di per me. no, perché se no varrebbe anche per gli umani usando il naso. Ma il naso è troppo piccolo. Però non ha tutti i torti, eh. Cioè, il ragionamento è Però quello, qua arriva il mio punto. Il pompino col naso non lo facciamo per mera convenzione sociale. esatto. Ma per scomodità, credo. Anche perché vorrei ricordare, qua Però mi permetto dal anche. buco sopra il delfino ci respira e Però, basta, non usa. siccome tipo Barbara Streisand ci potrebbe quasi riuscire. Grazie. Dici anche sì. Pippo Ma qui, Franco. Pippo Franco, visto che ne Esatto. parlavamo l'altro giorno di Pippo Franco, e su questo Ah, ecco dato. perché dicevo, come vi è uscito? No, devo anche chiedere No, una cosa mi è venuto all'avvocato, in mente subito Pippo Franco a me in realtà. devo chiedere una cosa a Zeto su Pippo Franco, ma adesso ci arriviamo. Pronti, vado al documentario No, no, subito. ma no, no, meglio no, non devi essere documentato, deve essere proprio una. Devi Capirai. andare di Ma ignoranza, in poche parole. mi permetto di citare una fonte autorevolissima, un momento, e dire la puntata di Griffin, dove decidono, la fonte autorevole di Griffin, dove decidono che non si può, che se si è sbagliato, Oh sì! Oddio, mi ricordo, sì! cominciano a fare sesso con l'orecchio. Sì, è vero, Ora, giusto. questo per dire, è una convenzione sociale. Bellissimo. Quindi, se noi domani dicessimo ci sono pratiche fattibili col naso, allora bella. È fatta. Cioè, il nostro ragionamento ha tutto senso. In tutto ciò, io stavo cercando appunto, prima che lui bloccasse Pippo Franco su Google, e ho digitato P. E basta. Perché Sì. io nella mia vita ho fatto una ricerca Google chiamato Piedi di Ponzio Pilato. Non Te l'aveva credo che chiesto sia, Bruno. magari ti è rimasto lì come, magari è una delle cose più ricercate nella parte No, di è della mia Pippo. cronologia, perché vedo che c'è il coso della cronologia. Perché si lavava le È mani, mia però ha sta detto cosa. si sarà lavato anche i piedi una volta nella vita. Perché? Me ne lavo le Oh, ora mani. mi ri... No, ora mi ricordo, ora mi ricordo. Ora mi ricordo, perché stavo pensando, oh, perché? Perché era un termine che non mi ricordo se è stato Bruno, mi ha linkato Bruno di un strano blog napoletano, e io ho detto, che cazzo vuol dire sto termine? E sono andato a cercare che cazzo vuol dire sto termine. E vuol dire una cosa che onestamente non mi ricordo. Però è un modo di dire napoletano. Stare ai piedi di Pilato. Ah, ecco, non il teso del lavaggio. No, 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 no. Non era inteso col lavaggio, ok. È tutto più chiaro. Infatti avevo cercato sta roba e ora mi sono chiari, grazie, però mi ha dato un attimo ansia. Tutto a posto. Ok, ho deciso che gioco a Rogue Legacy per un po', tanto. Visto. Io invece Tanto su va Pippo bene così. Franco volevo chiedere a Zetto. L'altro giorno ho esposto un mio dubbio a Mac. Matteo. E io ho detto, secondo me Pippo Franco, cioè l'altro giorno, È il più grande drammaturgo ieri. italiano, sì. Beh, a parte che sì. Io ho chiesto, secondo te, cioè io ho detto, tu hai mai la sensazione che Pippo Franco sia quel personaggio del quale sai meno di quanto dovresti in realtà sapere Dovresti. e che potrebbe darti un sacco di gioia saperne di più? Allora, per quanto Quindi la mia domanda per te è, a tu ora che sai che di Pippo Franco non sai troppo, dici cazzo, potrei saperne molto di più. Vorrei più che altro ricordare che di Pippo Franco Per c'è anche una quanto vita laterale e una questione Paul McCartney. Ricordiamo sempre che non si vero, sa lui c'era se la Pippo teoria del Franco è complotto quel con Pippo Pippo Franco, Franco. esatto. È vero, sì, L'idea di c'era la teoria base è del che forse complotto. Pippo Franco non è Pippo Franco. Come Paul McCartney. Sì. Comunque, dicevamo, scusa, poi ti lascio lì E questa poi dopo news, ti poi. Dico anche perché mi è venuta in mente, tra l'altro, questa cosa, perché tutto è partito da una cosa incredibile. Allora, onestamente, adesso che mi è venuta la curiosità di andare a cercare, No, adesso però te la dirò. ti direi no. Ok. Cioè, non è una di quelle persone che dico, oh, chissà cosa fa oggi il buon Pippo Franco. A parte che è Dici, sceso in eh? politica, ma a parte quello Ma gli è che è andata sceso in male, campo. diciamo. È sceso in campo. Si era candidato come sindaco di No, Roma. perdonami. Pippo Franco è pseudonimo di... Cioè, sì, il suo nome vero è Franco Pippo. Sì. What? Scusa.
Sì, Pippo Franco Franco Pippo. Cioè, lui si fa chiamare Pippo Franco come Pippo nome Franco cognome. In realtà si chiama Franco di nome Pippo di cognome. Che ha senso? Io preferirei farmi chiamare Pippo Franco rispetto che Franco Pippo, devo dirti la verità. Sì, ma lo odio. Cioè, perché? È quello che ho spiegato. Cioè, Franco Pippo non suona bene. Te lo dico. Ma cambia nome, puttana miseria, nel senso. Cioè, non... Ma scusa, se sei drammaturgo fa ridere, capisci? Certo, sì, è giusto, più che un drammaturgo italiano, perdonami. È ancora, è ancora in attività come musica, c'è scritto. Sì? Perché a quanto pare ha fatto 10 album. Sì, esatto, e qua arrivi al punto. Che musica fa? No, qua arrivi a uno dei punti. Vabbè, a parte che la famosa, ricordi il pezzo che sto per citare? Tra l'altro, ricordiamo che Pippo Franco lo fece a Sanremo in Harakiri. No, chi Cococò. Ah, è vero, l'avevi detto. Pippo Franco. Chi Cococò, è vero. Certo, è di Pippo Franco, e la fece anche a Sanremo. Ma. Guru, qua. La cosa che ci ha gasati. Ma perché voi conoscete questa cosa, io no? L'altro giorno perché io e Edo non abbiamo 50 anni. Sì, però no, cioè, in teoria dovrebbe essere del più vicino ai miei dovrebbe tempi. Dovrebbe essere del tuo periodo, effettivamente. Scusa. Non era nato Mac quando Pippo Franco andò a Sanremo, perché era l'83. Se no. Ma la cosa interessante di quella canzone. Mi sa che l'ho vista la cosa interessante di quella canzone. Il lato B? Sì. Cioè, il fatto che lui avesse fatto il lato B, che era casa, citazione T, pezzo satirico contro l'equo canone. È vero. Ed è incredibile questa cosa. E da lì, e sì, lo so, te l'avevo detto l'altro giorno, e da lì Zetto, ti dirò anche che, però questo Mac per esempio invece lo sapeva e mi ha fregato, perché lui quindi si è dimostrato sapere di più di Pippo Franco e io dovrò diventare il numero uno di Pippo Franco del Jack SS. Ha fatto il film Sfrattato casa, Sfrattato cerca casa, equo canone. Con ovviamente, in quanto suo carissimo amico, all'interno c'era anche Bombolo che faceva Macista, il macellaio. Però la cosa interessante era, cioè, mi è piaciuta questo collegamento, cioè questa discesa satirica partendo dalla canzone per bambini. Cioè, secondo me si dimostra per l'ennesima volta il più grande drammaturgo di tutti i tempi. L'acume comico di Pippo, che interpretava tanto personaggio da nome Marino Stroppaghetti. Vorrei anche precisare il fatto, per evitare di essere cancellato dall'internet, che io non ho mai visto il film di Pippo Franco. Non sia mai che qualcuno venga a dire che io ho visto il film di Pippo Franco, per carità del cielo, mettiamo in chiaro questa cosa. Leggo nella sua discografia che ha fatto anche la versione rap di Chi Cococò. Io la sto cercando, suppongo qualche anno dopo. Bisogna accettarlo. No, lo stesso identico anno. Tra l'altro, altra cosa fondamentale, Il regista di quel film lì è che era Pier Francesco Vincitore, ha fatto quasi tutto con Pippo Franco nella sua vita. Anche perché era uno dei fondatori del Bagaglino. Ma Vincitore? Sì. Vincitore, sì. Ma nel Bagaglino chi c'è in questo momento? Nessuno, ragazzi? Perché il Bagaglino è morto artisticamente, giustamente, credo. Attualmente hanno forse provato a fare un revamp, ma credo che attualmente sia finita. Mentre, anche perché Lionello è morto, se non sbaglio, no? Quindi è tornato in scena nel 2014. Mentre invece, chiudo solo con questa, Pippo Franco no. Mentre Pingitore è commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ma perché? Nel 2018. Perché? E nel 2020 gli è andato la Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Ungherese. Ah, ecco, cavaliere di Gran Croce ma non italiano. Dell'Ordine al Merito della Repubblica Ungherese nel 2020. Ma scusa un attimo, ma Pingitore non ha fatto tipo i Cesaroni, quelle robe lì, se non sbaglio? Ma cosa c'è? No, i Cesaroni no. No? Però ha fatto delle serie TV di Mediaset, se non sbaglio, piuttosto famose. Piacevoli no, ma famose. C'era una volta Roma, la Risinasce, Tre Sele, Villada, La Casa delle Beffe, La Palestra, Con le unghie e con i denti, Imperia, la grande cortigiana, Domani un'altra truffa, Di che peccato sei, Vita da paparazzo. Allora no, la risposta è no. Ok, ho capito. Questi erano però programmi televisivi.
Mangiamose tutto, bellissima. Eccoli qua, aspetta, aspetta, canale 5. Vieni perché avanti, no, cretino, cioè, su F4. È quello il problema. Perché era uno di quelli che aveva fatto, era uno dei fondatori del bagaglino. Sì, vabbè, ma pingitore, poi ha fatto dell'altra roba, non so, non capisco ha perché. Ha fatto un botto di TV, cioè ha fatto un sacco di TV, ma non è che dice ha fatto... No, ma sto vedendo davanti, non vedo programmi particolari, Salmarameo, Mi consenta. Nel 2003, quindi era ovviamente, era tutta quella satira voluta da Berlusconi su se stesso, fatta apposta su Mediaset. Barbecue, te le fai da te, torte in faccia, io pago. Torte in faccia me lo ricordo, attenzione. Ah, era bagaglino, era sempre bagaglino, però era, mi ricordo di torte su canale 5 nel 2008. Mi ricordo di torte in faccia. Torte in faccia, canale 5. E infatti era sì, infatti ritorna al bagaglino con torte in faccia. Mamma mia. Siamo quanto avrei voluto essere dalla loro parte politica in quel periodo, mi sarei divertito, secondo me. Un botto, sicuramente, senza dubbio, guarda. E tu, i fan del bagaglino si divertiva. Minchia. Senza ombra di dubbio alcuno, direi. Edo, mi hai aperto una finestra sulla vita di Leo Gullotta adesso, perché, nel senso, tu non vuoi sapere cosa ha fatto Leo Gullotta nella sua vita. L'ha fatto Leo Gullotta di... Oltre a aver fatto 1200 cose, ma quanta roba ha fatto? Sto guardando la filmografia, ha fatto un botto di roba nella sua carriera. Oltre aver fatto 5000 doppiaggi, tra l'altro. Ha fatto qualsiasi doppiatore cosa. Di sì, altissimo sì. livello. No, cioè, per quanto possa dire che Le Gullotta sì, è l'ultimo vero, degli stronzi quando fa la roba del bagaglino e cose varie. Le Gullotta è un supremo doppiatore. Doppiatore, è stato... sì, infatti il doppiatore, è vero, il doppiatore di Joe Pesci, di Woody Allen in alcuni dei film. Sì, è vero, è vero. Fuori è... da proprio di standard, su quello almeno si può dire bene di lui. Assolutamente, sono d'accordo, sì, assolutamente. Ma nel 2019 Leo Gullotta si è sposato. Pensate. Sì. Dici, ho capito perché sei stupito, però credo che... No, dopo 32 anni di relazione si è sposato con suo compagno, perché prima non poteva. E probabilmente prima, forse era quello il motivo, perché prima ma, non poteva. No, ma la cosa che mi ha scioccato è vedere quando ha fatto Coming Out, nel 95. Sì, sì. Cavolo. Assolutamente sì. E ha continuato a lavorare con Mediaset, proprio Easy? Cioè, minchia. Sì, no, infatti hai ragione, sì. Cioè, questo che mi ha... Che mi ha scioccato, non il cammino, ovviamente. No, perché lo sapevi, no? Cioè, lo sapevi già, no? No, non lo sapevi? Tra l'altro non lo sapevo. Ok. Però dicevo, minchia, credevo che dicessi perché lo sapevi e dicevi, ma... No, ma aver fatto coming out per un attore come lui nel 95, cazzo, è pesante. Sì, assolutamente. Ha vinto... È proprio rischiata forte, Sì, tra l'altro ha vinto 3 David di Donatello. Scusa? Sì? Per cosa? Ma la biografia di Gull... Quanta roba teatro ha fatto sto uomo? No, ma vai giù, è infinito. Ma abbiamo il nostro... Comunque... Prosa televisiva. Ha fatto una valanga di roba. Tanto, vedi, recitava in Villa Ada di Pincitore. Torna tutto. Un globo d'oro, un Chuck d'oro. Dovremmo fare il bagaglino Cinematic Universe. BCU, quindi? Il BCU, bellissimo, dove praticamente facciamo tipo tutte biografie su tutti i singoli membri del bagaglino e poi soprattutto con questo progetto cross-mediale si rincontrano nell'ultimo per fare l'ultimo film, ma sono loro da anziani nell'area, cioè facciamo tutto un casino. Voglio solo chiudere questa parentesi dicendo che lui doppia anche il mammut Manny nell'era glaciale. Ragazzi, non dico altro. Senso, quello è la mia vita. Perché, ecco. Per il resto, com'è andata la tua giornata, Amek? Ma ho la domanda che riserva. Va bene. E come è andata la tua giornata? Ma è andata bene la mia giornata, in realtà. Stamattina sono stato una vita dal veterinario a portare il gatto. È vero, ma volevo sapere. Come è andata? Va bene, doveva tagliarsi le unghie, fare un check-up generale, deve dimagrire un goccino, quindi ridurremo un goccino la pappa. E poi oggi nel lavorare sulla tesi ho trovato un libro che mi potrebbe essere molto utile, quindi vedo un po' una luce in quello che è l'impostazione generale del mio lavoro, quindi sono una persona abbastanza contenta e non depressa. Luce in fondo al tunnel. Aia,
Aia. Ok, scusate. Adesso vado a risentire chi parte. Chi maledetto me. Chi così, giusto per piacere personale. Ovviamente l'esibizione di Sanremo, Donato. C'è su YouTube. Sì. Ma invece, Natalie Caldonazzo, volete sapere che fine ha fatto, la secondo fine che voi, si merita, Natalie Caldonazzo? Artisticamente, intendo. Prova, perché magari Edo lo sa che è un po' più giovane, magari ha contatto con... non lo so, io no. Ha contatto? In che senso? Che cazzo ne so, magari dato che Edo parla con più di una persona, okay, non come me e te, quindi magari conosce qualcuno che conosce qualcuno che sa che fine ha fatto la telecamera. Quindi, Mac, okay, prova a dirmi, considerando che dal 2017 la signora Natalie Caldonazzo ha fatto 3 programmi, mm-hmm, ti do un aiuto perché ti serve. Li ho cercati, io sapevo solo uno dei 3. Tutti su Canale 5. Ah, quindi forum è già fuori discussione, ok, perfetto. Secondo te, che 3 programmi a cui partecipi, perché ovviamente non è concorrente, e ti aiuto ancora di più. Mm-hmm. Dai, dimmi i 3 programmi in cui ho fatto da concorrente la Caldonazzo dal 2017 a oggi. Concorrente, quindi, Concorrente. Okay. Canale 5. Canale 5. Dai, detto dal? 2017. Ok. Nel 2017 ne ha fatto uno, nel 2019 un altro, e ti dirò di più, in uno... è a concorrente in questo momento. Oh madonna. Allora, non sai che non ho idea di che cazzo ci sia stato sulle reti Mediaset negli ultimi 10 anni. Sono dei classi, soprattutto sì. 2 sono proprio la pupa e il secchione, suppongo. No, l'architrave di Canale 5. Canale 5. È proprio il paradigma, la prima. Ci sono andate anche i campagna. Scusa, Striscia la Notizia, suppongo. Canale 5. Non è, sì, su Canale 5, 5, eh? No, sì, su Canale 5 si dice. No, siamo sulla hai detto come concorrente, quindi no, non ha senso. Concorrente. Sì, giusto, è un tipo gioco. Sono dei giochi. Sai che non so cosa c'è nell'ultimo periodo su Canale 5. No, ecco, nel senso, tu prendi il tuo cervello, mm-hmm, e fallo tornare di almeno una decina d'anni, volendo. Ma fai anche passa parola. Gli stessi programmi, sicuramente. No, non c'è il passaparola. Okay. Non serve del merito. Troppo. Vabbè, non serve del cervello, Mac. Ti dico, cazzo, quello recente, e devi indovinare gli altri 2. Uno dei 3 è Temptation Island, VIP. Ok, ci siamo. Quindi, però ora devi indovinare. L'isola dei famosi. Esatto. Bravo. Ok, mi avete dato il via ormai. Non però mi fermo la domanda più. L'isola dei famosi. Okay. Aspetta. La portata a... secondo te l'ha portata a Temptation Island o Temptation Island l'ha lanciata per l'isola dei famosi? L'ha rilanciata per l'isola dei famosi. E invece il contrario, questo vuol dire che attualmente, probabilmente nella TV, l'isola dei famosi vale meno di Temptation Island. Vabbè, ma quello non mi sto, posso dire che non mi stupisce? Nonostante io non abbia visto un solo secondo della pubblicità di Temptation Island. Nel senso, non è che dici non ho visto un solo secondo del programma. Non ho visto un solo secondo di ogni cosa che possa ricondursi a Temptation Island. È incredibile, non so come ho fatto. Cioè, è incredibile, però ce l'ho fatta. Isola dei famosi VIP, tra l'altro quell'anno l'ha vinta Raz The Gun. Sì, ok. È arrivata seconda Simona Susinna. Non so chi cazzo sia. Una modella. È arrivata terza Eva Grimaldi. Ok. Quarta Nancy Coppola. Chi cazzo è? Una cantante neomelodica. Wow. Ok. Ma per me il putto è chi è arrivato quinta. Chi è arrivata quinta. Oh, no. No, l'ho vista. No, Malena. No. Ah, è quell'anno lì? È l'anno che Malena disse su Canale 5 sono la regina del doppio anale. Oh. Esatto. Dio. Tra l'altro ho scoperto anche che Raz The Gun è ufficialmente di nazionalità israeliana. Sì, è vero. Però quindi lui quindi ha fatto. E l'altro sarà il Grande Fratello, suppongo. Quale? Quale non mi ferma più nessuno, fra. Cioè. Quale Grande Fratello? Vabbè, minchia, VIP suppongo, ma non so. Certo. È quella la cosa assurda, dici, giustamente, hai ragione. Assolutamente, quindi lei è arrivata a fare, tra l'altro, Grande Fratello VIP, che ricordiamo, abbia tra gli opinionisti in studio la Gatta Nera. Ah, davvero? Vedi che però potrei allora interessarmi magicamente al Grande Fratello. Ovviamente condotto da Alfonso Signorini. Quello lo so, e quindi ho cambiato già idea su quello che ho appena detto, giustamente. Del quale soprattutto... saprete
e vi ricorderete l'uscita che ha fatto quest'anno, perché ne ha detta una. Sì. Ne avevamo anche parlato, se non sbaglio. Sì, ancora, ne avevamo parlato. Sì, okay. Comunque... sì. Posso dire che la cosa che mi fa ridere, guardando Grande Fratello VIP competizione di adesso, su Wikipedia, più o meno metà dei nomi non ha una pagina Wikipedia. Addirittura, per dire. Per dire quanto sono VIP. Ha partecipato, ha partecipato la Fico, tra l'altro. Adesso? Quest'anno, sì. Ah sì, è vero. Ma tanto la Fico ha 33 anni e sembra che ne abbia 200. Perché è rifatta anche nel buco del culo. Sì, sì, ma si è rifatta ovunque. E altra cosa clamorosa. Ma la gatta nera era una partecipante. Ah, allora i partecipanti diventano poi conduttori in studio. Sì, no, sì, perché di solito tipo lo fanno diventare opinionisti di quello che succede. Sì, ma anche perché avevano, scusami, la gatta nera 40 anni. E beh, cazzo, Fre, cioè nel senso, non era giovanissima già quando eravamo piccoli noi, nel senso avrà avuto 25 o qualcosa del genere. Lo so, però bro, sai, un attimo di... Hai avuto un momento di realizzazione, hai realizzato. Comunque aveva 40 concorrenti. Ma come 40 concorrenti? Grande Fratello? Grande Fratello VIP, 40 concorrenti. E dove cazzo te li infili, scusa, 40 concorrenti? Ma poi su Wikipedia episodi di particolare rilievo e c'è tutto l'elenco, ma oh! Ma poi ha partecipato Joe Squillo. Sì. Vabbè, grande atleta. Ma c'è proprio il pattume della stessa edizione, quindi magari dovrei vedere la prima in cui cosa c'era. Comunque, guardando l'edizione di Isola dei Famosi dove c'era la Caldonazzo, ma c'era della gente, c'era Ceccherini. Oh mio Dio, come? Come ha fatto ad essere in televisione ancora? Era 2000, cos'era? 2017. Vabbè, non è stato tipo cancellato dopo Sanremo, tipo una roba del genere. Cioè. Io sono... E c'era Samantha De Grenè. Oh, Samantha De Grenè. Guarda, quanto tempo. Che Massimo Ceccherini, mamma. Che così te la butto, è anche concorrente a Grande Fratello VIP. Adesso? No, iniziamo prima. Ah, ok. Vabbè, ma lì sai, vanno a contratto. Un po' come quelli che adesso sono in Rai, che vanno a fare... il cantante mascherato e cose varie. Li prendo, gli fanno fare Ballando con le Stelle, il cantante mascherato, poi fanno due comparsate a quelli che è il calcio, poi si presentano, cioè gli fanno fare un po' tutto, cioè diciamo un po' quello che c'è, tutto quello che c'è, quello che è possibile. Incredibile, guardate, la televisione è probabilmente nel suo momento più memeable, ma siamo troppo zoomer per guardarla. No, non ce la faccio, l'idea non mi sfiora neanche l'idea. Cioè, penso che è talmente memabile che se attualmente i giovani si prendessero bene con la TV italiana sarebbero in grado di trasformarla nella BBC come ascolti. Mi viene male solo al pensiero, ma sì. Però credo che, cioè nel senso, credo che una parte di internet lo stia già facendo, nel senso, credo che la parte Twitter, ad esempio, di internet, credo sia abbastanza dentro a questa roba qua, cioè nel senso ci vada giù come proprio un alce con la felpa. E che io non uso Twitter, quindi ammetto Non vorrei dire, ma quando vedo ho detto che ha vinto Raz De Gun... credo sia un low ball dire che ha vinto Raz De Gun. Ha stravinto? Raz De Gun è stato votato tra lui e Simone Susinna, che non so chi cazzo sia. Chi cazzo, eh? Esatto. Ha vinto col 91% dei voti. Cosa ha fatto? Non ho una cazzo di idea. Poi, onestamente, posso dire... Cosa ha detto? Ha inneggiato al Führer durante la finale per aver perso col 91%? La terza classificata è stata eliminata con l'86% dei voti, invece. Sono confuso. Anch'io. E quando erano in tre, come funzionano? Perché io vi ricordo che ho visto il primo Grande Fratello. Quando sono in meno di due... voti chi vuoi mandare via. Quando sono in due, voti chi vuoi chi vince. Ok, quindi il terzo viene eliminato e poi si fa la finale. Quindi quando erano in tre, c'erano Eva Grimaldi, Simone Susinna e Raz De Gun. Hanno votato l'86% della gente per eliminare Eva Grimaldi e salvare gli altri due.
E quando sono rimasti solo lui e Rasdegan e Susinna, 91% Rasdegan e l'11% Susinna. Vi lascio macerare la notizia, poi ci arrivate. Forza. No, non percentuale non torna? No. Ottimo. Ah, è vero. E se il 91% Rasdegan, l'11%... No. Qualcosa che non funziona. Se non torna qualcosa. C'è un 2% in più. Perché? Perché c'è un 2% in più. Se dici, ci fosse l'1, dici, hai arrotondato, dici, vabbè, hai sbagliato, hai fatto un errore di arrotondamento, ma con l'1%, non con 2. Broglino. Facciamo una classe. Perché ce n'era bisogno, tra l'altro, visto che ha vinto col 91%, ma per dire... Ma però... siccome la gente ha sbagliato, oppure la gente è talmente imbecille che ha anche votato... ritirato Ceccherino, l'hanno escluso. Ah, si è ritirato, ha fatto prima, cioè nel senso si è ritirato prima che lo potessero eliminare. A settimana 5, guarda che è andato avanti un po'. Ok. Cioè, prima che lo potessero eliminare per bestemmie, lo hanno... Minchia qua, che cosa è? Oh, che bella. È un ex velina, wow. Chi è un ex velina? La Giulia Calcaterra. Credevo fosse Simone Susinna, un ex no, non Ceccherini. È un modello Simone Susinna, un classico modello che cacciano lì. Okay. Ma secondo voi? Posso dire che Malena non ha una pagina Wikipedia, la cosa un po' mi offende. Com'è possibile? Infatti. A parte che non ho mai visto nessuna delle sue opere. Devo non dire, ti sei sono, perso granché. Sono onesto, ma io non ho mai visto ovviamente, opera. Ovviamente avevo provato per cultura. Beh, certo, idem. E no, non è il mio tipo. Ma è come si professa? Cioè, nel senso, è veramente la regina? Oppure allora, va detto sono che dicerie? Aspetta, però qua c'è da fare un discorso. A me non piace particolarmente quel lato lì. Quell'aspetto, dici? Quindi non ne ho tenuto particolarmente conto. O meglio, nelle mie ricerche... O meglio, nelle mie ricerche ho cercato qualcosa che... Votiamo? Sì? No? Ho immaginato quella scena di Zetto che ha detto a Zetto, quindi ha detto, mi ha fatto molto ridere. Lì, votiamo. No, e quindi ho guardato più su altro. Ma allora, ti dico, secondo me funziona molto bene quando vuoi farti l'atto nanistico un po' più grezzo, ecco. Un po' più greve. Quando hai proprio l'ignoranza. Quando ti odi, un po' in quel momento. No, secondo me non per forza, però è un certo tipo di approccio, ecco. Da dietro, sì. Raga, io più guardo ste robe e più sto male. Cioè, a questa edizione dovevano partecipare Lavanna Marche e la Nobile. Ma è... Perché non è andata Vannona, forse. Com'è perché è possibile? Una... No, è uscita e vende il suo video corso online, ricordiamo. Sì, guardati i video di YouTube. Yotobi non lo seguo più perché non lo so. C'ho quel qualcosa che non mi fa più vedere. No, Yotobi, non capisco. Se sì, sono tornato in televisione. Invidia, se fastidio, se non lo so. Un tempo non era, non allora, so che cosa c'è. Che non dal va. 2011 sono non invidia perché tu sei più bello. Libertà, sì. E dal 2012 sono libere. Ok. E niente, continuano a vendere corsi online su come si vendono le cose. Tecnicamente non è una truffa ora, costa un botto, ma se c'è alla fine paghi una massa. Forse è una truffa, però. Nel senso. Sì, no, vabbè, ma tutti quelli che dicono, sì, parlano, cioè vogliono farti rendere ricco con gli NFT, più o meno non è che cambia molto. Non cambia troppo, vero? Esatto. E quindi appunto dovevano partecipare loro, poi la gente si è un pochino incazzata quando le hanno annunciate. E talmente tanto che non si sono scusati, dicendo che la partecipazione sarebbe stata inopportuna e li hanno cancellate. Però per l'aborto non si sono scusati, no. È incredibile questa cosa, no, la cosa che è incredibile è che non se ne siano, che abbiano spinto talmente tanto da arrivare al punto in cui la popolazione italiana si è indignata e hanno dovuto chiedere scusa, come se non fosse già meno, molto meno, una cosa di cui si dovevano scusare di base, cioè proprio già dall'inizio. Ma poi la cosa ridere è, ciao Gas, è che questo apre le porte pienamente a quella che ormai è la totalità del pubblico, perché Vanna Marchi può stare sulle palle solo a chi? A chi è stato o truffato o si sente della categoria potenzialmente truffabile. O si ricorda di che cazzo è successo, di che cazzo è Vanna Marchi, anche quello, esatto, potrebbe essere una cosa che dici. Cioè, nel senso. Quindi, cioè, tu non 2000 non so se sanno chi cazzo è Vanna Marchi. No, lo sanno per i meme lo sanno. Quindi, e quella, cioè, io mi immagino le lettere, perché figurati, ovviamente con quello comunicheranno, che la caterbata di lettere in redazione a Mediaset, Vanna Marchi no.
tipo hashtag vanna out. Tolte loro, hanno chiamato al loro posto Andrea Roncato e Gigi Sammarchi, che hanno rifiutato. No, immagino, io immagino Andrea Gigi Roncato. Andrea Gigi Andrea che arrivano e dicono: scusate, ma chi è che dobbiamo sostituire? No, è troppo anche per noi. Ma ce andavo io piuttosto. Mentre un'altra critica che è stata mossa alla produzione è stata scegliere Massimo Ceccherini. Perché ha già partecipato al Grande Fratello. Sì, solo per quello. Certo. Ha già partecipato alla quarta edizione, questa è la 12ª. È stato eliminato per bestemmia. Ed è stato squalificato per bestemmia. Immaginavo. Guarda, non lo sapevo, però posso dirti che immaginavo. Quando ho detto lo eliminavano per bestemmie e cose varie, io l'ho detto non perché sapevo che era stato eliminato per bestemmie, ma perché mi immaginavo sarebbe successo. Invece era successo. È incredibile. Cioè, per dire, è quanto stato candidato a Davide Donatello, davvero. Per qualcosa che ha fatto con suppongo, eh. Ah, suppongo per il ciclone, esatto. E per una cosa di adesso, scusa. Per sceneggiatura originale per Pinocchio. Ah, sì, è la volpe nel Pinocchio di Garrone. Esatto, sì. No, ma è stato candidato per miglior sceneggiatura non originale. Non per è probabilmente ha partecipato anche alla scrittura. Ma pensa. Pensa a te. Che anche... Sì. Ha vinto comunque un sacco di roba il Davide Donatello a Pinocchio. Sì, è andato molto bene. A me è anche piaciuto. Stavo cercando appunto il programma, programmi televisivi. No, non ha fatto niente, ha fatto solo l'Isola dei Famosi due volte. E in quante ha bestemmiato? Ha fatto anche Sanremo. L'altra sera è andata via presto perché ha detto: guarda, non già faccio più. Non me la sento, ce l'ho lì, ce l'ho in canna e non posso farlo. Vorrei, ormai sono adulto, maturo, sono un atleta, scusate, la formazione professionale. Bravo. Un attore maturo e quindi so che ce l'ho in canna. Meglio che esca. Faccio per voi. Esatto. Ho ancora un po' di rispetto. Sono aziendalista, lo faccio per la rete. Lo faccio per la rete. Perché è incredibile come puoi fare qualunque cosa che vige il paradigma della cattiva pubblicità e pur pubblicità. Le bestemmie, no. Cioè, proprio non è neanche. Cioè, le bestemmie in TV in Italia riescono a battere il concetto di cattiva pubblicità e comunque pubblicità. Di cattivo gusto, di mancanza di buon senso, di un sacco di cose. Cioè, da proprio tutto, non te la perdoneranno mai. È incredibile. Cioè, puoi veramente dire e fare qualsiasi cosa, quello è incredibile. Ma le bestemmie, no. No, puoi anche abbandonare. No, la bestemmia no, la cantava Laura Sabrina, no? Se non sbaglio. No. Chissà che fine ha fatto Laura Sabrina. Bro, che fine ha fatto Laura Sabrina? Quanto la quotiamo? Era Sabina o Sabrina? Sabrina, credo. Sabrina. Secondo me Sabrina, però non posso metterci la mano sul fuoco. Oh. Anche perché me la mangerebbe, credo. Perché è ben cotta. Sì. Lei ti odia. Tanto avete un ricordiamo che prende. Percepisce ancora qualche centesimo di un tuo video. Esatto, esatto. Allora, non pubblica più niente su Facebook dal 2013. No, non è più attiva dal 2013. Ma cerco su Instagram. Ma perché è cresciuta, non era più una bambina e quindi non ha più. È un po' come le cose in Giappone, come cazzo si chiama. I cantanti dei melodici napoletani devono essere bambini di solito, quando crescono non attirano più. E stavo per dire un'altra cosa con attiva, ma non credo che i napoletani da quel punto di vista almeno meno male, cioè non. Ma secondo me è un po' sotto. Togliamolo sì, almeno perché meno ci male. Perché ci sono troppi bambini famosi. Però sì, non si lo può, so, ma perché è il talento. Secondo me l'idea del talento che dicono: guarda, sto guaglione c'ha. Che c'ha se ne vado alle favelas. Sì, ho capito. Quella. Quindi c'è il talento. Vedono il talento e sentono nostro. Loro. Ecco. No, non c'è nessuna notizia su Laura Sabrina dopo. No. Sono talento che noi. Laura, dove sei? Fatti sentire, ecco, diciamo così. Aspetta, ma io potrei averla trovata su Instagram. Laura Sabrina La Paz, professional singer, vocal coach, podcaster. La Paz, no, credo. Ah, no, ma infatti questa è argentina. Minchia, cioè, guarda. Informazioni su Facebook. Laura Sabrina è una cantante eccezionale. X, le vostre feste, chiamate, con la K. Lei, che, con la K.
vi fa vivere, sognare ed emozionare con la sua splendidissima voce. Oh mamma mia. Oh wow. E poi quello del melodico è una wave che a me un po' spiace. Grazie, stavo sbagliando. È una wave che a me un po' spiace. Stavo sbagliando, scusate, una wave che a me un po' spiace non apprezzare. Il neomelodico. Perché se tra noi veramente. Rega, ragionateci un attimo, quando cantava soltanto prosciutto e 100 grammi di pasta, ma sono tanti 100 grammi di pasta. 100 grammi di pasta è una bella porzioncina della Madonna. Vabbè, io, ne mangi... io adesso mi merito che devo mangiarne 80. Perché 100 grammi di pasta fresca ha un senso, sì. Ok, ma non so se è proprio sempre pasta fresca, nel senso, cioè. Boh, io so che la mia pasta, la mia porzione di pasta media è tipo 185-200. Fre, non vorrei dire. Già? Il tuo calorie intake è diverso dal nostro calorie intake. Essere umano non sei, come cazzo fai? Fre, è un... fa arti marziali miste. No, ora però sono fermo da un po', Lo so, però il tuo... quando sei attivo sì, è quello però continuo a mangiare intake. Così, non è che abbia smesso, cioè... Non... Continuo. Ma perché hai tipo il metabolismo? Vabbè, di... hai anche 20, 25. Esatto. 25 quest'anno. Minchia, 25 anni. Guarda come diventano grandi. No, però grandi, io proprio a me salva il metabolismo. Però a parte questo, raga, Conan Chop Chop. Sì, sì, Conan Chop Chop. Dico, ci appassionasse il neomelodico, sarebbe la svolta definitiva, perché in realtà c'è un sacco di roba, cioè se a una qui piace, ma c'è un sacco di roba. Ma no, se a uno piace il settore con più capo instant classic al giorno, instant credo. Classic. Beh, in effetti noi abbiamo sentito una volta no, l'ha detta no e ci siamo innamorati subito. Sì, immediatamente, sì. Quindi c'è gente che probabilmente è ancora più disagiata di come in realtà abbiamo visto Laura, noi. Sì. Quindi probabilmente c'è qualcuno che ha fatto un inno alla... al panuozzo, non lo so, cioè qualcosa del genere. Anch'io farei allora, un inno al panuozzo, ne ho mangiato io uno una settimana fa, quindi un grande inno al panuozzo. Mi sono mangiato panuozzo. Esatto, cioè nel senso, mica cazzi, però... qualcuno mi caccia la base rap così continua a cantare. Ci vuole allora, un beatbox. Non sei online. Ah sì, no, perché sto ancora giocando a cosa, hai ragione. No, c'è il nostro amico Ciambella che è online, ma non sto giocando a niente, mi spiace. Ciambels, salutiamo. Ciambels. Ciao mamma di Ciambels. Ciao mamma di Ciambels. Quanto gente sta giocando al Elden Ring dei miei sì, amici? Sì, mi state sul cazzo. 3, cioè nel senso... 4, 5, sono 5. Te devo andare a fanculo. Uno sta giocando a Cyberpunk. Uno a Into the Breach. Due lo Stark, io ho due lo Stark. Uno a Terraria, uno a Hearts of Iron e uno a Red Dead Redemption, basta. No. La Edo, la prima schermata di Dynamite di stanotte è stata sì. Terraria is better than Minecraft. Proprio così, no, scritto allora, io proprio gigantesco. Io anche se non guardo, anche se ultimamente non sto guardando nulla, gli screen con i cartelli li sto salvando tutti, ma perché li avevo mandati a West, quindi continuo a mandarli lì perché gli fanno ridere. Elden Ring. Elden Ring, eh? È entrato uno nuovo. Beh, ha l'immagine di profilo con patches, quindi... Bro! Non l'ho trovato in Elden Ring, non dire niente che ti taglio la faccia. Cioè, forse l'ho trovato, non lo so. Comunque, voglio solo ricordare, visto che non è... Ma con Dungeon a Sepolcri di sicuro. Non c'è Rufy, quindi non lo posso non lo so. Dire. Poi, Edo, sicuro, Tony Khan ha comprato la Ring of Honor, giusto per farti capire. Ed è, non è una delle, non è la news più importante della settimana. Giusto per farti capire come cazzo stiamo. Giusto è impazzito. Giusto per farti capire. Ah, sono invisibile, scusa. Guarda, se vuoi Zetto non è un NPC ma è un nemico. Oggi ho trovato un nemico molto classico. Meno. I will use this chop. Se vuoi ti dico cos'è. Qualche spoiler? No, zero, è un nemico che esiste da sempre nei Dark Souls e che mi ha fatto piacere vederlo. Ah, che cazzo. Le ranocchiette, quelle sbarellate. Bro, intanto incredibile, bellissimo, però, bellissimo. A me è successo, perché dico forse l'ho trovato, forse no, perché è successo che entrando in una ti hanno chiuso stanza, dentro? Mi hanno chiuso, ho sentito ridere. Bro, se vuoi te lo dico. È solo che quella zona l'ho già finita.
No, allora esplora molto bene Sepolcride, perché c'è un dungeon dove è la tua risposta. Ah, quindi avevo sentito bene ridere, perché ho detto magari ho sentito male io, perché stavo morendo mentre ridevo. Però in Dark Souls 3 lo fa arrivare alla fine dei tempi. Ricordiamo. Comunque, meno male che non mi avete amico sulla PlayStation, sennò fondamentalmente... Vediamo che, ecco, no, una persona che ha mio amico sulla PlayStation... Mi rimandi il coso, bro. Non ho capito. Mi rimandi il coso che non mi arriva? Aspetta. Dicevo, una persona che mi ha come amico sulla Play... Io? Ah, sulla Play 5, scusa. No, è uguale, non cambia. Quindi, in realtà, il papà di Mac... Ah, amico papà di Mac, non ti ricordo. Può... In realtà sarebbe Mac. Può... vedere effettivamente i miei orari di tesi, perché tanto io, se sono là tranne la notte, fino più o meno alle 2 di notte, sto dormendo 2-8, perché se no non gioco abbastanza del The Ring. Ok. Quindi vado a dormire alle 2, mi alzo alle 8, io di base più o meno da mezzanotte alle 2 gioco. Quindi se la sera primo le live, se invece non ho nulla vado a dormire un goccino prima. Però a parte quello, vedi che tipo dalle 8 a un tot non sono offline, poi Elden Ring, poi offline, poi Elden Ring, poi offline, poi... E quelle, quando sono offline, è tesi. Quando sono su Elden Ring, è Elden Ring. Queste sono le... È stata la mia ultima settimana. Ed è stato divertente. Io ho preso... Io prenderò... Poi ho preso... Che cazzo ho comprato? Ho comprato ieri... A parte che, vabbè, oggi ho fatto... Madonna. All'antile. A proposito! Oh, cazzo, oggi ho qualcosa da fare a mezzanotte. Cosa esce? Esce Triangle Strategy. No, l'hai preso? Io. Fammi assolutamente sapere. Ma, cioè, la gente, le recensioni che ho sentito, che ho visto, sono proprio gente che ha il pisello in mano e lo sfrega vorticosamente. Bene, perché lo voglio giocare, quindi. 9, sì, i 9 si sprecano. Quindi... Io, regà, per quanto muoia dentro, non mi ha detto niente. L'hai provato? L'hai provato? Ho provato la demo, mi sono rotto i coglioni e non l'ho finita. Vabbè, c'hai l'inizio, cioè il prologo di 70 milioni di ore, quindi... Sì, lo so, però non so, cioè sarà che, nel senso, ormai ho giocato ad altri giochi che hanno lo stesso spirito, veri tipo Fire Emblem. Sì. Fire Emblem? Sì, Fire Emblem. Sì, va, è Final Fantasy Tactics più dell'altro, ma vabbè, sì. Che però, nel senso, è meglio... tutto il resto, cioè nel senso mi dà molte più cose rispetto a quello che quella demo mi ha dato. Vabbè, ma tieni conto che gli mancano tutte le cose, sì, tutte. Certo, ma nel senso sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista... Sì, vabbè, dal visivo magari può non piacere, va bene. Grazie mille Anonymous Cheerer con 100 bit, grazie mille. Tanti cuoricini, tanti cuoricini. Siete Anonymous Cheerer, che Hermione intanto? Anonymous Cheerer, ma... thank you. Oh, io non ho solo capito una cosa, è sviluppato... Ma è la stessa arma. È sviluppato da quelli che hanno fatto Conan Exile. No, scusami, bro. Sono scemo io. Stiamo parlando di Triangle Strategy. È sviluppato dagli stessi di Octopath o allo stile di Octopath? Dovrebbe essere sviluppato da. Allora, no, adesso perché ti non dico... sono gli stessi di Octopath. Io non ho finito Octopath, ma credo che stiano facendo Octopath 2 loro, sinceramente. Sono quelli di. Di come cazzo si chiama? Di Bravely Default. Ah, sono quelli di Bravely Default. Che se non sbaglio ha fatto uscire il 2, che era in stile chibi. Sì, ma no, Bravely Default è in stile chibi di base. Però, cioè, nel senso, non è quello il problema di Bravely Default 2. Esatto. E che è praticamente un reskin dell'1. Cioè, mi hanno detto uguale all'1. Ah, no. È molto carino, però non ce la faccio. Non me la sento. E c'ho ancora il primo nella Nintendo DS lì che devo finire. E non ho ancora finito. Ecco. Ora, ma come quattro loco e quattro sigilli? Ma non è Isaac. Bro, con questa è Legends of Grintara. Esatto. Hai ragione. Non hai che regà, non so se avete notato, ha ricevuto un aggiornamento. No, veramente? Sì, è vero, sai che volevo parlarvene. Volevo scrivervi e dirvi, ragazzi. Ci siamo quasi. Ma se gli do se gli do 1000 euro lo finiscono. Quando esce la 1.0 non voglio balle. Campagna di Secrets of Grimia, non mi rompete i coglioni, No, tranquillo. È fondamentale.
E dobbiamo anche scrivergli, dirgli: guarda che stavamo aspettandovi da 7 anni. Non ci siamo ritirati artisticamente da YouTube e Twitch perché aspettavamo che finiste questo cazzo di gioco. No pressure comunque. Esatto, voglio far sentire in colpa fondamentalmente. No, facciamo stile film, bombardarlo, tipo... vediamo cosa succede. Non mi ricordo mezzo tasto. No, facciamo stile film, praticamente diciamo a loro: noi la nostra carriera è fallita, siamo i nostri minimi storici, però no, voi ci ritirerete su. Esatto. Grazie a voi. Esatto, cioè la squadra più scarsa della Lega. No, esatto. Com'era, come si chiamava? Major League, se non sbaglio, il film. Guarda che lì c'è un pallino giallo qui sotto, vedi? Pallino giallo. Infatti dobbiamo tornare indietro adesso. C'è una porta gialla, magari è la stanza del tesoro. Comunque sì, è vero, hai ragione che ogni tanto richiama più Castle Crashers, che anche proprio dal punto di vista della... Peccato che le, come dire, le collisioni qua non esistono. Sì, no, no, assolutamente. Gli omini mi fanno cagare, sarò onesto. Però. Ma oltre gli omini mi fanno cagare, nel senso non ci sono collisioni... No, è divertente, ma mi dà l'idea, non so perché, di essere tipo effort zero nello sviluppo. No, l'idea è... Esatto. Allora, l'idea del gioco in sé è... Questo gioco non esisteva. Ok. Erano quelli di Conan Exile che per il 1° aprile... Hanno fatto uscire un trailer con un gioco del genere che spiegava Conan Chop Chop, e prendendo ovviamente per il culo un sacco di meccaniche di tutti i vari roguelike in generale, e soltanto che la gente ha visto questo trailer, ha detto: ma ragazzi, ma sapete che c'è, cioè, potreste bello anche del farlo gioco, esatto, potreste anche farlo, cioè non è che ci sputiamo sopra se lo fate. E allora ci hanno pensato un po', hanno detto: no, vabbè, no, cioè, abbiamo una integrità morale, stiamo prendendo per il culo, cioè, non è... Poi quando... Ma no, continua... vabbè, ok, e il primo d'aprile dopo hanno fatto il trailer di nuovo dicendo: ah no, ma guardate che non stiamo scherzando adesso, guarda che esce veramente, lo stiamo facendo veramente. E quindi da quel momento lì è diventato... Storia simile a God Simulator. Dicono a chi? Scrivono in chat storia simile a God Simulator. Ah, ok, God. Sì, non lo sapevo. Simulator. Ah, quello ha una bomba in mano. Come potete notare, il mio personaggio fa sempre questa cosa qua. La sto spammando per sbaglio. Chissà perché. Su che tasto è? Su R1. Ok. certo. Ma io sto morendo in tutto ciò. Forse R1 è l'attacco base di un gioco del quale ho fatto 40 ore in una settimana. Potrebbe, potrei per quello spammare R1 e basta. Non ho vita. Ah, ma questo non aiuto. È ok. Se avete preso un pazzo di carnazza, tenendo premuto B. No, mi sono dimenticato di comprare la carne, quello è il mio problema. Io come faccio? Posso darvi la mia carne? No, vedete qua, aprite la bocca. Cioè, se vuoi, allora, ti faccio un soffochino. Oh, esatto, no, dicevo, aprite la bocca e vi do la mia carne, ma no, a quanto pare non... È ora di battere la carne, vabbè, torniamo indietro a comprarla. Però volendo potete andare a comprarla, in effetti, non è una brutta idea. Andiamo a comprare la carne. La carne? La carne, sì, la carne. Sì. E ci sono cose nuove, io ho comprato cagate. Compro sta spada, ma la compro volentieri, nel senso. La carne, buona la carne. La carne. Ce l'ho. Ma figlio di... Questa ce l'ho. Sì. Si è inculato la mia arma. No. Who's inculated your... You have inculated my... My arm, my... perché giusto... My arm. Si dice così, no? Beh, certo, infatti quando dicono disarmi si dice disarmed. No, si dice disarmed, infatti. Si disarmed, si dice, in effetti, Volevo fare una battuta sul senza braccia, ma non mi è riuscita. Non abbiamo chiavi. Perché sì, te stavo dicendo? È come buco butthole. No, esatto, tra i finger butthole. Tra i finger. Keyless. Cosa? Siamo keyless, senza chiavi. Ah, siamo killer, ho capito, siamo killers. Siamo a killers, io ho capito. E non so perché nella mia testa, quindi avevo pensato il mio tallone da killer.
il tallone da killer. Sta ritornando giustamente al Grande Fratello. Ho trovato la chiave. Oh, la chiave. La chiave. Di qui sopra. C'era ora siamo peaceful. Ah no, dobbiamo prima uccidere qualunque cosa qua. La moneta. Scappo. Scappo male. Ma quindi i quattro belli. Di braccio di fatti, sto per dire attenzione a Melun. A Melun. Poi l'idea del Perry qua mi fa male al cuore, devo dire la verità. Perry. Sento dolore a dover fare Perry. L'ornitorinco, dici? Anche lì io sto tenendo premuto il Perry, convinto di poter fare il riposto perché mi hanno colpito. Cioè io sono veramente... Perché solo Max sta caricando l'ira? Non lo so. È vero. Ma perché non la uso mai? Perché è un'attiva, non l'ho ancora. Ma neanche noi la stiamo usando, non si sta solo caricando. Ah, ok. Esatto. What? No, era questa la mia, perché? Ok. Si sgubba le robe. No, ho lasciato quella che avevo già e me la sono ripresa. Io così. Ok. Non so, non vedo dove... Ah, perché dobbiamo andare tipo nel menu. Danni, ok. Andiamo. Sì, è vero, ok, noi non stiamo caricando l'ira, boh. Ma vallo a capire. Potrebbe essere un bug, visto e considerato che è tipo il day one. Una feature, ma... È una feature, esatto. È una feature del day one. È una day one feature. Ecco, diciamo così. Super esclusiva, perché non ci sarà mai più. Esatto, perché esatto. Tipo domani. Potremmo venderla. A proposito, chat, volete mica degli NFT dell'Indiebang, è solo la seconda volta che ve lo dico, quindi di conseguenza dovete aspettare ancora 96 volte e allora a quel punto potrete comprarla con un motivo. Sono morto come uno stronzo, e tra l'altro avevo anche la carne, quindi sono anche così. Un coglione. Tanto li facciamo la stanza e Rezzi così easy. Sì, non ho capito, sì, è quello che non ho ben compreso, se sono incazzato oppure se ho il... non ho ben compreso. Carnazza. Carnation. I have the carnation? Sì, I have the carnation. Ma perché non posso ammazzare il maiale e farmela un maid? Ma il... Eccomi, la... Ma c'è una patch se qualcuno la vuole. Okay. No, non mi serve. 7 gemelle, lancia una freccia extra ogni tiro. No, usassi una volta l'arco. Ah, cos'è? Distanza percorsa con lo scatto aumenta. Quello con R1. Boom, ok. Che okay, grazie. C'è il fendente, sì. Non vedo il ricordo, stavo dicendo una cosa, ma mi sono dimenticato. Stavi... Che... Vuol dire che non era una cosa importante. Esatto, di... Mamma mia, che fico. No, ragazzi, c'è la statua che sta flexando i pettorali. È vero, un fico che flexa i pettorali, let's go. Beh, sei il tuo culturista. Questo devo dire che non era brutta, però era carino. Okay. No, questo era carino. Ma poi le piante che spruzzano così ci sono anche in Secret of Io avrei parato, ma... Ecco, non mi ricordavo, le monetine che io sto raccogliendo malamente, le state raccogliendo anche voi oppure? No. Oh. Ok, quindi ho aperto una cassa e mi sono ciulato tutto, voi non avete preso niente? No. Ok. Ma veramente? Perché non ho capito i soldi come te li gestisci, perché io non vi vedo mai prendere dei soldi, ma mai. Ogni tanto vanno a qualcuno, ogni tanto vanno a un altro, non credo, vediamo. Ok. Perché ho detto, no, magari... Perché ognuno ha soldi diversi, quindi non so se... Infatti, è quello che mi... Però abbiamo anche comprato cose diverse, quindi... Aspettate, vediamo... Sì, vanno a caso, vanno completamente a caso. Questi li ha dati tutti a Zetto. Okay. Questi tutti a Mac, a me neanche. Per da una parte invece no, a me, però sono aumentati anche a voi, aspetta. No, ah no, aumentano a tutti, però no, ok, ok. Ok, oh. E questo? Questo va anche a tutti. Sono stramorto perché stavo guardando l'animazione del cuore. Lasciatemi cantare. Ma un boss è tipo per cui usare la mia ira? No. Sai secondo me perché non abbiamo l'ira noi? Perché nel fare il tutorial tu sblocchi l'ira Conan. Ah, sai che potrebbe? Quindi probabilmente dovremmo tipo giocare in single player la partita base. Che dura il tutorial, dura veramente 40 secondi. Ma il tutorial non c'è degli altri, però c'è solo di Conan. Cioè dovremmo tipo fare forse una partita in singolo per gli altri. Ah, può essere. Una boia però. Può essere. Non è detto, no, spero di no. Arriviamo, perché ti salviamo noi. Perché non continuare a cantare, Edo? Qual era il problema? Eh? Il problema non l'ha lasciato cantare, perché?
fatto io, no? No, no, perché ho detto lasciatemi cantare, poi ho detto no. Ma no, forse perché stavo morendo. Ma l'ho visto adesso. Ah, cioè, okay. Va bene. No, perché ha fatto bene, vabbè, la canzone, fa... una canzone di merda, però... Io faccio il tipo range, va bene? Ok. Vi lascio la spada rotante. Spada rotante, mi dimmi. Oh, scusate, mi sono dimenticato di togliere. Non parlare sulla spada rotante? Ok. Sucche de ferro. Oh, sucche de ferro. Ah, più carico, più sono forte le frecce. Wow. Oh. Piu, piu. Tanto ne è limitate per stanza, da quello che ho capito. No, si ricaricano. Ah, si ricaricano per cazzi loro dopo un come po'. Come le bombe. Ok. Le dove bombe minchia dobbiamo andare, ragazzoni? Lì sotto. Ok, grazie. Perché non si muove? E solo ci sono. Che sia un attimo. Ah, adesso spero siamo nei guai. Se non vieni con noi, siamo nei manca guai. Manca tipo un pixel, ok. Pipirin. Pipiri. Ecco, diciamo che mi sembra un gioco carino ma non ispiratissimo, ecco. No, cioè è piacevole, cioè, ma non è ispirato. Prossima volta giochiamo a Castle Crasher, che è più bello. Tra l'altro Castle Crasher che ha costantemente problemi di asincronia, ma quindi non credo che ancora adesso sia la chiave. A proposito, c'è un dungeon, due chiavi addirittura, e forse qua ce n'è una terza addirittura, un arco. Non puoi vedere qual è, meglio il mio, meglio questo. Il mio è paro. È esattamente lo stesso rispetto a questo qui. Perfetto, ho sprecato una chiave. Basta. No. E basta. Entriamo nel dungeon, dai. Vediamo che boss c'è. Let's go. Cioè, beh, è carino, cioè, si lascia giocare bene, si controlla let's benino. Cioè, però, questo c'è il figlio di Bowser. Esatto. Il love child di Bowser e di un Goomba. Ok. Ah, ce l'avevamo attaccata alle gengive, quindi? No, più che altro il grado di sfida è fondamentalmente zero. Beh, siamo anche in tre. Però... Vabbè, non penso che si corregga, cioè... Beh, Isaac si correggeva solo perché ci dividevamo la vita, ma non è che... Perché c'era molto più casino, scherzo. Sì, esatto. Cioè, non è che abbiamo... non si è mai adattato Isaac, ecco, diciamo così. Qua dovrebbe esserci una tipo una trappola, ma non mi pare. Io ho provato la bomba! Ho provato a giocare da solo e sono durato una mezz'oretta e poi sono morto come uno stronzo. Ma principalmente mi sono dimenticato di vedere quanta vita avevo, ma non credo. Ma no, a cosa, scusa, non ho capito. Con Stavo Isaac. No, dai, Isaac. Oh, c'è un corvo caster. Attenti. C'è un Kenku. No, Isaac, io anche Isaac non ho provato una vita. No, io no. C'è già un direi finiamo di esplorare prima del boss. Eh sì, magari troviamo qualche fiorellino, qualche... power up. No, proviamo di power up. Oppure troviamo della lore, perché io è una trama, mica l'ho seguita. Lore. La Lorenza. Dove cazzo? Che ci saluta sempre, dice cioè che ci segue un sacco. Mia nonna si chiama Lorenzina. Sì, Lorenza. Non memavo, però non ci saluta. No, ci segue ma non ci saluta. Mia nonna, no, non credo ci segua mia nonna. No. Più che altro ci segue ma non ci saluta perché la lore, lo sai. Non ha né un computer... Ah, ma non ha né un computer né uno smartphone, non so come potrebbe... Va agli internet pointer per guardarci. Ah, ok. Era lei l'anonymous cheater. Ah, oh, bene, vedi, apprezzo il commitment. Vero? Apprezzo tantissimo il commitment. Vieni qua! Ammirabile. Quantomeno. Due chiavi? Chiave. Non saranno troppe. Al massimo dei forzieri, scavo. Esatto. Ora abbiamo troppe chiavi per i forzieri che abbiamo trovato. No, ma li abbiamo trovati poi alcuni forzieri, solo che sono tipo chiusi da una staccionata. È vero. E quelli non so come si... Io ho provato a metterci una bomba sopra, ma non... muri invisibili? No? È muri invisibile, I don't know. Può darsi, potrebbero, ma... Ma il tizio che ha i baffi che sembra che flexi tipo con i pugni. Dove? C'è un questo gioco, no? Nel drappo. Cos'hai detto? Terrible jump. Un jump in questo gioco, a quanto pare. Guarda, no, sì, però... aspetta. No, se, ve lo faccio vedere se vi fermate. Guardate.
No, però mi serve la roba stretta, sono un evolve. Come morire? Adesso riesci a morire con un glitch. No, no, spostatevi da qua. Guardate, ecco il wall jump. Hai visto? Porca troia. È vero. In realtà ho fatto il doppio scherzo. Tanta roba, sembrava un wall jump di brutto. Vero? Hai visto? L'esperto. Sono il re, io sono la re del doppio salto. Del doppio salto. Oh, che belli questi momenti di running joke che capisce solo chi ha visto l'inizio della puntata. E chi ha visto la regia. Beh, però ci sta, nel senso, noi siamo noi... No, no, è proprio quello che apprezzo, capisci? Che cioè, non era una critica, era un apprezzamento smudato. Che cazzo, dai. E che il Jack e Sesta adesso persegue la terza missione. Male. Se muori qua è per sempre. No, mi sa che sei morto... Prima del svuotamento della... Dopo lo svuotamento della stanza. Oh, fuck. Quindi siamo nei guai. Ufficialmente nei guai. We're in danger! Visto che va molto di moda ultimamente questo meme. Holy fuck, potrei dire. Holy fuckery! Ah, non ti faccio il belli! Io sto andando alla distanza, fallendo miseramente, tra l'altro. Ti sta succando come una vongola? Tempo! Sarà caso di usare l'ira? Ho un quarto di cuore di vita. Credo sia il caso di usare l'ira. Questo è arrivato proprio il momento. It's time. Non è obbligatorio, ma se vuoi. It's time. Ma vuol dire che c'è ancora la roba. Ok, va bene. D'accordo. Dicevo, perché non è tornata in vita? Perché vado avanti io che ho un quarto in di effetti, cuore. Aia, vaffanculo. Non che tu abbia. Ecco, sì. C'è qualcuno, ancora qualcosa. C'è ancora qualcosa. Hai un quarto di vita. Aspettiamo che si rigenerino le frecce. Un attimo. Con calma. È arrivato il momento di cagarsi addosso. Ah, io continuo ad avere la carne. Tra l'altro, nice. Madonna, no, non è vero. A me non ce l'hai la carne. Eh no, ma non è segnata la carne. Ah no, è vero, non è segnata la carne. Perché non ce l'ho? Perché la usi in automatico quando stai per morire. Ah, può essere. Non lo so. Ok, sono abbastanza comfortable. Questo è il tasto, sì. Questo non è un... Oh! Holy shit! Eccoci. Sono morta per riportarmi in vita. Esatto, è stato il proprio sacrificio eroico, se ce n'è uno. No carnazza, me lo dice, sì, mi dice. Niente, no carnazza. I don't have any. You have not carnazza. Edo. Ma lascia lavorare. Ogni volta, ogni tanto lo perdiamo. Perdiamo no, ok, scusatemi, ora ci sono. Squadre. Avevano chiesto la mia assoluta presenza. Sussultare? Cosa? Scusatemi, stavi sussultando. Scusatemi. No, stavo facendo... Quando sgrulli che c'hai fatto in esatto. Scusatemi. No, il brividino. E che continuiamo a citare Malenona e avevo un attimo un sangue al cervello. Ti è salito... Non so se è una grande idea. Come si diceva nel 2015, mi è salito l'andiamo a comandare. No, mamma mia. 2015. Hai il palletto con le spalle. Fili? Quando era? No, non ne idea, l'ho detto a caso. Però è probabile. Chat di quando era andiamo a comandare? 2015 mi sembra un po'. Che io ho sempre più. Aspetta. Ho sempre più apprezzato il percorso stilistico di Tutto molto interessante. Piuttosto che andiamo a comandare. Sì. Ma chi è quel coso? È il boss finale quello là. Ah, ok. Questo è super Goomba. È tac. Tac. Raga, ma è un Sigma grindset palese. Sono già morto. No. Va bene, ok. Tac, però se poi caghi tutti i... Venderanno gli NFT di Tank di tac. Posso dire che il design parti. Posso dire che il design dei nemici di questo, cioè, ecco, tutto con Chop Chop ha un design che potrebbe andare bene in un NFT. Sì, sono d'accordo. Yeah, ho vinto per le morti. Valeria. Tutti e due morti ho vinto. Valeria? Sì, è la moglie di Paolo Bitti. Ok. Pallantide, non l'avevo visto Pallantide.
Però mi ha fatto cagare Pallantide. Notare anche la causa della morte, che è una cosa poco poco ispirata rispetto a... Bocciatura alla scuola di magia, aveva troppa fame, aveva troppa fame. Pensa, sono random e ha mangiato uguali. Lasciatemi Pallantide. E riproviamo subito. 2016, ho controllato ora. Quindi tutto molto interessante 2016. Oh, oh mamma. No, andiamo a comandare 2016. Andiamo a comandare. Ma sai che, ecco, credo che... Non mi ricordo la... Andiamo a comandare. Mi ricordo il meme e basta. Mentre un problema tutto nella molto testa interessante funziona, potrei ancora... Sì, ok. Questo ogni tanto parte un suono che fa... Era quello. Ma... No, dico, mentre invece tutto molto interessante, potrei cantarla quasi tutta. Voglio cambiare PG, come faccio? L'altro come facciamo a livellare? Credo sia una cosa importante, perché sblocchiamo le abilità. Siamo al 2 in questo momento. No, te sei... No, siamo tutti al 2, io vedo 2 in tutti. Sì, ma noi, siamo tutti io credo abbiamo solo un'abilità. Te ne hai 2. Ma io non ho toccato niente in realtà. Perché tu sei Conan e quindi hai 2 abilità. Conan, ragazzo del 2000, come era, non mi ricordo. Ragazzo del futuro, non è ragazzo del futuro. Ma non è nel futuro Conan. Sì, dipende quale Conan intendi tu. Ah no, però dico nel barbaro. Ah no, beh. Può darsi che sia lì sotto, in questi affari qua. C'è anche il detective Conan. Vabbè, certo, lui sì. C'è anche Conan, ragazzo del futuro. Ah ok, ok, ferme qua, zitti qua. Abbiamo qua. Fabbro e il grande mago. Eccoli qua. Ah, allora io mi sblocco l'ira. Ok, mi sono sbloccato la mia ira. Il colpo vortica. Ma no, no, però non ho i punti. Non ho, no, ma per cagare, posso cambiare personaggio? No, Zetto. No, Zetto. Cosa? Io ho un punto. Ah, tu hai un punto abilità? Ah, no. Stavo per dire quello del livello dal passaggio all'1 al 2. Nel tutorial ci ha obbligato a spenderlo nell'ira di Conan. È vero. Ah, non che inculata. Quindi noi ora dobbiamo livellare. Ah, in teoria l'arciera è Belit. Posso prendere Belit? Come si cambia il personaggio? Bisogna uscire. Credo uscendo e rientrare. Se vuoi, perché... tanto non è che ci voleva tanto. Possiamo uscire e entrare. Anche, se fossi solo io a dire, vabbè, ok. Anche perché... Esci, non è problema. Come faccio a uscire? Esci. Come si esce da sto posto di me? Vai al menu proprio. E start, vai al menu. Proprio no, per cambiare PG. Sì. Connessione persa. Ok. Ritorna. Anche perché l'avevo creata io, ora che ci penso. Ok. Che è tutto molto interessante. Tutto molto interessante. L'host potrebbe ricevere. Solo amici. No, accedi. Cosa Mac? C'è stato un periodo in cui dicevo che se si cantava Rovazzi la connessione a internet, no, la connessione a Twitch saltava. C'era questa la Rovazzi mode, che se si parlava di Rovazzi la mia live esplodeva. Per il momento non è ancora successo, forse perché ormai non ci si incula di base neanche la maledizione, per dire, giusto per... Ma vabbè, quello plin plin plin, plin plin, direi. Ma e Mac mi devi invitare perché non riesco ad accedere. Ah, sì, anche me. Io non ho creato niente. Credevo che creaste voi. Credevo... Ah, faccio. Se volete, creo io, non ho problema. Ah, pranzo, ci sono. Porto. Ok. Che magari è anche un problema di host. Tra l'altro, potrei dire: avete fatto 4 eroi di merda, no? potete dare a tutte e 4 un'arma unica, perché Conan e Valeria hanno spade. Cioè. Perché lei ha una spada a una mano, Conan ha quella a due mani. No, anche Conan ha quella a una mano. Cioè, ma nel concetto la usa a due, però. Ma perché Conan ne ha un'altra di spada, forse vuoi dire, però... Allora volevi dire alla mazza. Io... Fai in power stance anche con scudo e spada. Carico come le mie. Dovevo entrare. Come sono dovevo entrare col tuo invito che probabilmente mi hai messo qua. Lo rimetto. Devo andare a prendermi dell'acqua o praticamente smetto di parlare tra 3 secondi. 1, 2, 3. Visto? Oddio. Oh. Cioè, è stato di parola, nel senso. Lo stai entrando. Adesso ci sei. Sono dei... Plop, direi, in questo momento così. Ole. Inizia! We are here! È molto interessante!
Belit. Belint. Belit. A Belit. Eccomi. Tra l'altro, per il paradigma che dicevo prima, che di base da mezzanotte alle 2, poi mi sveglio alle 8 per giocare a Day, non lo posso fare stanotte perché domani mattina devo andare in biblioteca e so che poi se mi sveglio più tardi non riesco ad andarci. Credevo che fosse perché tra un'ora si sblocca Triangle Strategy. No, 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 ma va col cazzo proprio, solo che dove giocava il Day. No, no, ormai sto facendo... Anche perché io che ci poi... giocherei Elden Ring, devo dirvi la verità, ma non posso. Tra l'altro, se volete, ricordo a tutti che io ho il quadernetto dove sto segnando la lore. Attualmente sono arrivato a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sta facendo 6, la proprio la 8, no, 9 pagine. Sta facendo il giornalino della lore? Le ho divise per sezioni, per zone, per persone. Ah, io sto giocando a giochi diversi. Bro, io ho fatto il doppio e mezzo delle tue ore. Sì, vabbè, ho capito, ma io cioè non ho neanche tipo un ottantesimo delle cose che vabbè, ma aspetta, non è che tutte le pagine sono piene. Io ho proprio diviso per sezioni, quindi ho la sezione I'm ready. Cioè, ho tipo la parte in cui io provo a ricostruire la cronologia, ho quella su secondo zona, quella su una famiglia particolare, quella sull'albero madre, quella su Gran Tempesta, quella in generale su Marika, i semidei, le dita e bla bla bla. Cioè, puoi comprare potenziamenti. Ah, fiero. E armi nuove. Tanto uno per volta, a quanto pare. Eccoci. Ah, ecco. No, comunque detto questo ci sta, all'inizio anche io ce n'era poco. Diciamo che quando ammazzi il primo inizia ad aggiungersi roba, quando ammazzi il primo semidio. Ma Mac, ma il PC nuovo quando? Quindi fratelli. È vero, è scaduto l'embargo sulla cosa che non potevi dire. No, nel senso, non è che non posso dirlo. No, hai detto sotto embargo. Quando? Ah già, aspetta, in tutto ciò riproviamo lo stesso boss? Ah no, sì, siamo obbligati. Non siamo obbligati ad andare nella stessa zona. Tu hai detto... Lancio uova io. Ieri... Anche bombe, a quanto pare. Anche, ogni tanto ci sono anche bombe. Minchia. Comunque a me non fa comprare nulla. Ieri non mi hai posso più entrarci, non so perché. Ieri mi hai detto, ho fatto forse una cazzata, ma è sotto embargo. Cioè no, forse... No, nel... Sì, non è... No, sotto embargo no, non mi ricordo di averlo detto. Però comunque, in ogni caso... Sì, l'avevi detto come gag per dire che non potevi dirlo. Perché probabilmente... cioè, io in teoria posso rifiutarmi fino a una settimana prima. Cioè, posso cambiare idea fino a una settimana prima. Ma di cosa? Al momento non ho ancora cambiato idea. Ma tu Vex saltando non puoi entrare lì? Quello che stavo cercando di capire, ma no, a quanto pare. Prova a farlo da un po' più lontano. Io dodge tra l'altro, quindi no proprio. No. No, e qual è questa cosa? Oh, ce l'avevo fatta, Fre! Torna indietro. No. Ah no, troppo tardi. Cioè, credevo, ho provato in tutti i modi e non ci sono riuscito. E quindi ho detto, vabbè, non si potrà fare. A quanto pare, mentre stavi passando, ci sono riuscito. Dai, lo rifacciamo subito, andiamo. Non ho capito come, devo dirvi la verità, perché cosa sia cambiato dal primo tentativo all'ultimo, ma... Vai, andiamo a rifarlo, mentre ci racconti. Dicevo, non probabilmente potrei perdere 5 euro di prevendita. Ah no, non è vero, erano... Ah beh, per 5 euro. Però ho fatto una cazzata. Ho preso lo Steam Deck. Ah, ci avrei infilato il cazzo in una tagliola. Dici, Quanto hai speso per questa cosa? Per il momento 5 euro. Che diventano un po' di più. 600. Porca merda. No, io Steam Deck capisco, ma tu come lo usi anche parecchio io. No, ma spero. Infatti è quello che ho detto, lo uso comunque, anche se... Sì, bene, quindi... Adesso che poi prendo il PC nuovo e non riesco a prenderlo perché a quanto pare il pianeta Terra si sta ribellando contro la mia idea di voler comprare un computer nuovo. Cioè no, lo sapevo già.
è abbastanza evidente che il mondo non voglia che io compri il computer nuovo, perché l'ultima volta che ero convinto di farlo è scoppiata una pandemia globale, quindi è vero, già lì un'idea doveva avere. Guerra è esatto. Adesso la seconda basta. No, secondo avvertimento, visto che lo sforzo è stato grande, hanno detto vabbè, gli basterà una crisi del silicio e uno sciopero dell'economia mondiale con metodi barbari e robe imbarazzanti come, non so, la minagione dei bitcoin e cose così, no? Cioè, ci sarà fatto un'idea, avrà capito che non mi devono rompere i coglioni. E io giustamente ho detto: non mi rompete il cazzo, io il computer lo compro comunque. Allora, a questo punto ha detto: va bene, ok, non è bastato, devo fare qualcosa di un po' più devo sforzarmi pesanti. Di nuovo, ecco. Esatto. Devo sforzarmi di nuovo, perché a quanto pare non basta, ci vuole sempre dell'effort. E quindi ha deciso di scatenare una guerra. Ok. Ma infatti, caso strano, avevi sentito Norri la sera prima. No, esatto, vero, no, però esatto. Ma veramente? Sì, sì. Però sì. È incredibile. Io, il mio computer è fatto, nel senso che posso andare da un negozio e dire: voglio questo. Voglio questo. Fatemi avere questo. Nessuno vuole la scheda video. No, lo vuoi tu? Ah, non so. Non so, ritorno dei grandi amici, dei grandi antichi, quando non so. Perché io ho già un'arma più forte, perché già ho un livello 2. No, ma poi è lento il martello, mi fa cagare, cioè non... Come la vaga impressione che nel caso tutto questo disastro internazionale si porti a conclusione con successo, arrivi qualcos'altro, cioè nel senso qualcosa si sviluppi e in modo che io non possa di nuovo comprare il computer. Però ho paura, ho grosso terrore di che cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe esserci di nuovo rispetto a una guerra o una pandemia globale, cosa potrebbe scoppiare di peggio, dici? Difficile, posso perché... dire si dici perché c'è qui Rotocleica? Rotocleica cosa ci fa qua? È mia, perché io sto lanciando le uova, c'è una chance che spawni un pulcino. Ma figo. Comunque Rotocleica è una guarda cosa che bello! Non hanno idea di che cosa stiamo parlando, vorrei ricordarvi. Vabbè, è una gallina. Al momento non si sa chi cazzo sia Rotocleica. Ancora un inside joke, fondamentalmente. No, è ancora solo una gallina, credo. Esatto. Sì. Però avete conosciuto un... qualcosa che sarà ben più famoso e importante. Vivete nel futuro, voi. Esatto. Da oggi vivete nel futuro. Vi chiamerò Phil. Esatto. Oh... A me piaceva un casino Phil dal futuro. Stava. Non era il mio preferito, ma ci stava. Aveva più figa Zack e Cody, secondo me. Quindi forse non stavo cercando figa io in Phil dal futuro. No, neanche io, ma col senno di poi mi chiedo perché potevo ritenere accettabile Zack e Cody in una qualunque mia età per la figa. Cioè, è l'unica spiegazione. Chi c'era Zack e Cody per la figa? Ma c'era la biondina e l'asiatica. L'asiatica, sapevo. Stavano tutte e due. Che se ci penso, di base mi piacciono le asiatiche o le bio. Quindi no, non è vero. Non è vero, non voglio dire che Zack e Cody ha fondamentalmente costruito il mio gusto sessuale. Il tuo fetish, no. Non è assolutamente vero. Quello l'ha fatto Ned Scuola di Sopravvivenza. Oh, credevo ai gemelli del destino. No, gemelli del destino, la cosa. Nadia di... Il mistero della pietra azzurra. È troppo giovane, Edo, mi sa. Troppo giovane. No, l'ho visto tutto, Nadia, e lo adoro, ma non mi sono mai innamorato. Ma dopo l'ho visto da più grande, perché è una roba fatta da anno. Perché ricordiamolo sempre, è l'idea che hanno Nadia della pietra azzurra. Ma non amo Nadia. Cioè, Nadia, oggettivamente, a questa età, ti dico... potremmo sposarci, anche se sei un po' una ecoterrorista vegana, sì, nelle idee. Esatto. Mattiamo lo stesso. Dicono. Mattiamo lo stesso. Bro, Nadia ha 13 anni. Vabbè, ormai ne ha 43, vabbè, credo. Grazie. Dico no. È una personalità della quale ci sta che un bambino non dica me ne innamoro. Infatti non è pensata
Per quello, però, da adulto dici è intrigante, intriga come personalità, Nadia, sì. Perché se no, allora, ragionamento, adesso faccio un ragionamento pericolosissimo, ok? Ma vai. Sono le 23:19. Aspetta, finiamo di esplorare prima di andare dal boss. Vai, dimmi, okay. Ragionamento pericolosissimo. Se tu hai delle foto di una tua fidanzata, fidanzatina. Sì. Ok. Che ai tempi era minorenne anche tu. Sì. Oddio. Capisci? Capisci qual è il problema? Ho capito. Il dilemma morale, dici, scusa. Ah, devi farsi Erico. No, vabbè, ma posso anche risponderti in realtà. Non... Il contenuto non muta, rimane reato. È reato. Non... Ma prima non lo era. No, non importa. No, è quella la differenza. Lo è. Una foto di nudo di una persona che non è maggiorenne, okay. E permane un contenuto, no, a prescindere. No, se io non sono... Certo. Onestamente non credo che Max stia cercando un consiglio legale. Tu sei fidanzato con una persona, hai tipo 15 anni e hai la fidanzatina di 15 anni, ok? Sì. E questa fidanzatina di 15 anni ti manda una immagine di un certo tipo, ok? Va bene, sì. Passano 7, 8, 9 anni, tu hai 25 anni, che ne so, 24 anni. E ti rendi conto che... c'ho questa foto. Dobbiamo far esplodere l'aspect. Ho questa foto. Sì. Devi cancellarla per forza a tutti i costi immediatamente prima che sia troppo tardi e arrivi la postale? Oppure sì. Puoi giustificare la cosa? Credo di sì. Ok. Secondo me anche eticamente. Legalmente sì. Se era un discorso etico... Per me anche eticamente. Morale... Ovviamente. Ma ti faccio un'altra... Se io e la mia fidanzatina del liceo stiamo insieme ancora adesso dopo 6 anni, esatto, sì. Dici devi buttare via la sua foto sua foto del liceo, allora, cioè, perché allora sì. È diversa la questione, perché se io non sono più con una ragazza è anche giusto che lei debba buttare via la foto, esatto. Anche perché non è particolarmente secondo me è molto semplice. Se nei momenti in cui tu stai con una persona puoi fare tra virgolette va bene, perché le puoi dire guarda avremmo ancora questa cosa qua, lei dice va bene, ok, chiederei a prescindere. Cioè, però comunque così. Legalmente anche se lei dice ok va bene, non va bene, no, non va bene a quel punto, secondo me è un double standard, non ci sta, secondo me o così secondo me deve a prescindere esserci il consenso, e il consenso va ogni tot a parer mio reiterato. Ah, dici, bisogna confermarlo. Un po' come il sicuro che refresh. Nella mia... Io la penso così, cioè io ti dico, guarda, ti ricordi che a 16 anni mi hai mandato i nudini? Che famo? Io mi mandati a te? Che famo? A nudini, ammetto, non è mia. Come cosa? È una parola di Jumbo Dream. Li cancelliamo? Sì, no. Cioè io l'applicherei così. Detto quello, no. Sì, okay. Il contenuto permane contenuto. Quindi no. Quello... Però voi direte, ma io chiedevo il parere, io sono d'accordo Zetto, ma va detta una cosa, siamo su internet e giustamente una persona non è... Non è come dire dall'amico che alza la mano, chiede un parere, tu gli fai... Perché l'hai chiesto di no, ma chiedo per un amico, rimane scritto in chat, quindi io do il parere prima che qualcuno lo possa chiedere, se qualcuno voleva alzare la mano, come l'avesse alzata. Ecco, come se. Se uno voleva alzare dell'altro, come se non l'avesse alzato. Esatto. Però nel caso io prendo assolutamente le distanze da tutto ciò immediatamente. La mente di Edux prende le distanze. Sono morto come un coglione perché mi sono anche Glitch non prende di le distanze. E Mazinga Z92. Come canale, esattamente, assolutamente. Sì. Invece sta parlando sempre di serie TV che c'erano in quel periodo. Comunque Nadia bello, lo adoro ovviamente, sì. E Ned scuola di sopravvivenza, quindi era definito gli standard sessuali di Edo. No, in realtà no, mi piaceva solo la tipa che piaceva anche a Ned. Eh beh, certo, perché c'erano altre tipe in Ned scuola di sopravvivenza. Sì, no, è vero. Mentre invece c'erano altre tipe. Sì, ma erano, non mi garbavano. Beh, l'amica. Chi è l'amica? Io stavo pensando all'amica. Io alla tizia che gli piaceva lei. Non mi ricordo neanche chi cazzo era. Allora, se proprio dovessi dire cosa ha tarato i miei gusti, sto pensando, allora, di quelle robe lì, qual è quella che proprio l'ho visto e ho detto, ai Carli no? Ci sto pensando. Raven. Bellissimo, ai Carli faceva spaccare, lo adoravo.
No, sto pensando cos'è che ho visto proprio all'epoca. Ho detto, beh, dai, cioè, sto pensando di quelli di che mi innamorai. No, perché cos'era? C'era quella sorella di Britney, ma no. Ah no, beh, allora, io da piccolo però non c'entrava con le serie. Cioè, se volete faccio questo breve excursus su un secondo. Io da bambino ero sono un coglione. Io ero da bambino innamoratissimo di Britney Spears. Ok. E di Avril Lavigne. Vabbè, Avril lo capisco, cioè nel senso. E tanto vorrei solo ricordare, nel caso sia passato sotto traccia, che ieri è uscito il nuovo album di Avril Lavigne. È uscito un nuovo album di Avril? Sì, full pop punk, prodotto e scritto da Travis Barker, che è il batterista dei Blink. Yes. Ma pensa a te. Ma sta con... Scusami, perdonami. Sta con... No, no, l'ex qualcosa dei Blink? No, no, ma Barker è l'attuale è l'attuale batterista dei Blink. No, semplicemente attualmente nella scena pop punk americana produce praticamente tutto lui. Devo stesso. Tra cui anche Machine Gun Kelly e così via. No, lui sta con una delle Kardashian. Ma scusa, no, ma con Kylie Jenner. Non è roba di Dr. Dre, no? No, Machine Gun Kelly è scritto e prodotto da Travis Barker. Credo fosse roba di Dr. Dre, penso. No, 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 perché anche lui adesso fa pop punk. E ah, no, mentre... non sapevo. Sì, 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 ha fatto un album. Mentre no, Travis Barker, il batterista di Blink, sta con una delle Kardashian. Ah, beh. O con Kylie Jenner, una delle Jenner, non mi ricordo con quelli, siamo là. Che look, ci viene sbloccato nel frattempo. Io non so se ho delay allucinante, ma a volte, cioè, talmente tanto che non riesco a capire se sto guidandolo io oppure se non sto guidando. Sì, boh, ogni tanto va. Comunque dicevi, Zetto, scusami sulle cose dell'epoca. Dicevo, mi ricordo una serie che guardavo che poi non hanno cancellato, quindi non so mai il finale, che era Kylie XY. Qual era già? Era di sto tizio che aveva dei poteri strani, che era tipo una sorta di clone perfetto degli esseri, dell'essere umano, che era un ragazzino. Mi dice qualcosa, però, che era un ragazzino del liceo, cioè. Mi dice qualcosa, Cali. Era stranissimo, non mi ricordo se veniva dal futuro tipo Phil, però era molto più una serie seria, tra virgolette, cioè era comico, ma era un comico un po' alla alla classica serie TV americana anni primi 2000, cioè, che c'era comunque la storia. No, Chuck era carino. Eh? Ho detto alla Chuck, poi ho detto no, Chuck era carino. Ah. Oh, Chuck era tanta roba. Cioè, come serietà forse sì, cioè nel senso che aveva... Era sempre comico, poi c'era la trama principale che era seria. Era per il Lulz, ok. Cioè, era tutto per il Lulz. L'ha visto, non credo che sia arrivato a un finale, Calix. No, l'hanno cancellato. Non c'è. Ma mi fate prima di andare dal boss solo cercare un attimo una foto, perché se il mio cervello impazzisce. Cioè, ho trovato un cuore e l'ha dato a Zetto. No, a Zetto, a Edo. Un cuore, l'ha dato a me. A me. No, non ha dato a me. Vi presento Phil, che era il protagonista. Il gioco temporale l'ha portato qua. So anche la sigla di Phil del futuro. Era tanto questo. Mi faceva scassare l'episodio in cui dovevano andare a fare la vendemmia. Gli mettevano un mignolino finto, perché nel 30° secolo i mignoli venivano amputati perché erano un difetto di nascita. Oh mamma mia. Comunque ho capito qual è KXY. Ho capito qual è. Mi ha sbloccato dei ricordi, mettiamola così, ma no. Non mi ha mai intrigato, no. Non mi ha mai preso come serie. A me sì, perché c'erano i poteri, c'era ste cagate. Come Ordinary Family, che era oggettivamente inguardabile. Ma che merda era quando lui scopre... Ho il potere della matematica, come lo scopre guardando il campo da football e riesce a prevedere le traiettorie di tutti i giocatori. Lulz! Quanto era brutto. Ero molto d'accordo. Ma poi col padre super forte, che era la cosa pelata. Sì, col padre che era la cosa. Con lo stesso attore della cosa, tra l'altro, se non ricordo. Sì, 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 che è la versione per famiglie dell'attore di The Shield, lui. Esatto. Sei consapevole del fatto che non gli state facendo una sega? Ah, ok, adesso no, sì. Niente proprio, bro. No, ora solo se è confuso. Prima non lo potete neanche sperare. Sì, bro, ma è praticamente come... Vabbè, ho capito, ma lui mi bisciotta, cioè... Anche ho preso cazzi proprio lui. No, ma è il solito discorso. Anche mi ci impegnassi, lo sto comunque facendo. E gli faccio talmente poco danno. È proprio una palla da fare. Faccio niente. Quanto dura sta boss fight? Non so perché sia stati, devo dirvi la verità.
Tanto, mi piace che il suca, il suca vongole ti vada a cercarsi i nemici, anche a succarsi i cervelli dei nemici. Mi fa molto ridere. Argon dice: direi che esperimenti su minori o creare ragazzini per creare il soldato perfetto non è proprio comico. Non, c'è... non c'entravano gli alieni. Sinceramente, sono dispiaciuto più per il non finale di Alphas. Cos'era Alphas? Serie televisiva Alphas, mai vista quella. Mai vista. Mi avete superato a esperienza, per dire. Ho giocato due partite in più di voi. E ora abbiamo diritto ad avere. Però mi ricordavo fosse mezzo comico come dire trama. Mi dice scegli guerriero a me. Tutum. What? Nella lobby, invece di fare riprovo subito posso cambiare personaggio. Alphas, ma non tocchiamo Chuck che ancora brucia, che siamo nel finale dei fanco dell'originale. Oddio, sì, il finale originale è abbastanza... È un po' triste, più che altro, a caso, tra l'altro. Comunque, mamma mia, no. Alphas non ho idea di cosa sia. Avevo letto Alias, poi ho detto no, ha scritto Alphas. No, ha scritto Alphas. Alias aveva un finale. E... ed era anche bello, tra l'altro. Non mi ricordo la tipella di No Ordinary Family. Che cazzo di potere aveva? Leggeva la mente, era super veloce. No, la madre era super veloce, mi sembra. La madre era super veloce. E la figlia? Leggeva la mente? Boh, non mi ricordo. Ho un punto? Ho un punto! Oh, attenzione! Attenzione, un punto. Potete spendere un punto. Ah, ho speso un punto! Sei potente ma manca la disciplina. Oh, vaffanculo. Sblocca uno slot amuleto extra, mi sembra un po'. Anche no, tenace. Alphas non era male, ma un po' banale, ma c'è di peggio, perché viene cacciata. Ah, ok. Anche in Big Bang Theory ne parlano, non me la ricordavo sta cosa. La figlia leggeva la mente, vedi? Ma non è che me lo ricordassi, l'ho sparato a caso visto il. Posso dire quanto mi stava sul quanto mi stanno sul cazzo i poteri della gente che legge la mente, che sono... inutili, tranne tipo in forse una o due puntate specifiche. No. A me sono quelli... quando nella realtà sono assolutamente utili. Minchia, è uno dei poteri più utili del mondo, e però che poi ovviamente nelle serie TV fa schifo al cazzo, perché... Vabbè, dai, ci riproviamo ancora una volta così per il Lulz. Tanto Sguardo. È tardi per buttarsi su qualcosa. Aspetta! Ma scusate, ma possiamo fare più strade? Andiamo in un'altra a sto punto. Ho il famiglio io. Sono bloccati, credo. No, guarda qua. Questa qua è sempre la stessa. No! No, io sono andato a destra prima. Sì, ma no, peccato c'era un'altra statua. Il livello è lo stesso. Ah, che palle. Ho un famiglio ufficialmente. Guarda che becca. I nemici a morte. Oh, fico! Beh, sicuramente becca molto. Guarda com'è figo. Mamma mia, guarda la cresta. La cresta, sai cosa dice? Cresta lunga. Io avevo visto un'altra serie orrenda, Zetto, non so se l'hai per caso mai vista, no. Si chiamava tipo Terra Nova. Terra Nova mi ricordo di averlo sentito nominare. Con loro che vanno in questo mondo con i dinosauri e poi ci sono tipo quelli del poi c'è la resistenza. Mi ricordo di aver sentito di Ma perché poi in realtà c'è la resistenza perché erano e poi c'è e poi c'era un'altra che secondo me è stata l'apice della merda, che era aspetta, no, ce n'erano due orrende. Perché una tipo uguale a Terranova, ce ne sono tipo tre o quattro di serie che mi vengono in mente. Allora, una era la serie TV di del fumetto franco-belga stupendo 13esimo. Mm-hmm. Avevano provato a fare la serie ed era una delle cose più brutte del mondo. Più che altro perché 13 con il futuro, con il passato. Aspetta. Scusa, perdona. No, aspetta. Mi è venuta solo in mente perché sto pensando a serie orripilanti. Ah, ok, credevo mi fosse. Quando ha detto Zetto. No, e mi è venuta in mente quella perché. Così, più detto, che altro perché tra la prima e la seconda sembrava esserci anche uno scollamento totale. Dello showrunning, cioè era passata ad avere proprio uno stampo visivo duro. Cioè sembrano due serie diverse. Quanto sono la prima e la seconda della stessa, però ci sono quattro stanze ripetute. Ma quel diamantino, quel rubino qua davanti. Lo ma quella io. Che aveva, quella del migliore era il fattone che veniva usato per avvicinarsi alla famiglia per scoprire il loro segreto. Minchia, Argon, Madonna, cosa hai tirato fuori? Che merda. Ma il tizio esterno che viene usato per entrare nelle famiglie per scoprire i segreti me lo ricordo anche in Santa Clarita Diet.
sai che Santa Clarita Diet ho visto le prime due puntate, ero talmente incuriosito da aver addirittura visto le prime due puntate, che direte, minchia, per me è un botto. Tanto. Qual era già Santa Clarita Diet? A me è piaciuto un sacco Santa Clarita Diet, ma perché a me, cioè, qualsiasi cosa faccia Drew Barrymore è tanta roba. Io non mi ricordo proprio quale e anche fosse. L'attore maschile mi piace, non so. Ah, è quella che lei è una cannibale. Sì, e poi sì, lei è uno zombie, fondamentalmente. Un zombie. Sì, no, zombie, allora... Zombie. Sì, no, non l'ho visto. E poi c'era Nathan Fillion. Che... Oh, no, scelto, ho sbagliato. Ah, sì, lui era Timothy Olyphant. Timothy Olyphant è il maschietto schifo. No, Nathan Fillion che faceva l'antagonista nella prima puntata che veniva ucciso. E poi torna in vita solo come testa zombie. E parla e basta. Bellissimo. C'era, no, ce n'era uno, adesso devo trovare, perché proprio ne, quando, ne stavamo avuto, quando stavamo parlando di serie di merda, lì, a parte Terra Nova, che era l'amorosa, c'era... Aspetta, questa qua, vediamo, devo cercarla, però come cacchio la trovo? Guarda, faccio così, Fox Science Fiction Series, perché mi viene in mente Skyfall, ma non era ovviamente Skyfall. Eccola, mi sa che l'ha trovata subito. Mi sa che me l'ha trovata quasi subito. Era questa è l'immagine. Se l'articolo mi mettesse anche il nome della serie, sarei contento. What was the Fox Net? What are the Foxes? Capito quello. Ora ci arrivo, eh. No, me l'hanno ucciso. Ti hanno ucciso il gallo? Magari c'era un pollo arrosto al posto del... No. Ah, è tornata in vita. Allora, fine stanza torna in vita. Però ora hai l'ira di Thor. Eh? Non era Skyfall, era comunque cercava quello Sky. Comunque non so perché ho deciso di usare questa abilità e non essere tornato indietro, perché... Skynet. Vabbè, allora, un'altra orripilante che partiva bene e poi finiva malissimo era Flash Forward. Che era quella che c'era, era quella che a un certo punto c'era un blank della memoria, si fermava il mondo, praticamente svenivano tutti allo stesso momento. Sì. Tutto il mondo si fermava e avevano tutti un flash forward appunto di qualcosa e da lì partiva la trama. Lo sai che ero curiosissimo di sapere come, ecco, quelle classiche serie... Ed è una merda. Che non volevo assolutamente vedere, non avevo nessuna intenzione di guardarlo, però volevo sapere come andava a finire. No, è una cagata. È una cagata. Ma si è scoperto come è andata a finire? Perché. Bro, l'ho vista troppi millenni fa. Comunque, no, perché aveva finiva tipo con un mega twistone, ma poi l'hanno cancellata, giustamente. Che tipo era tutto un sogno? No, l'hanno solo cancellata perché era una zozzeria e basta. Quindi no, non comunque ha avuto un finale, non ha trovato. No. No, non era Dollhouse, quella era un'altra. Edo? Scusate, è che sto cercando. Devo. Arrivo, capire sta roba o muoio. Anche perché se qualcuno di voi, se Zetto o Mac l'avete vista, mi guardate e fate cosa hai tirato fuori. È qualcosa di sci-fi, probabilmente un po' prevedibile nel mio caso. Sci-fi, TV, serie, Sky. Falling Skies! Ah, ne ho sentito parlare. Mamma mia. No, sai chi è che l'ha visto? Mio padre, tutto. No, ma purtroppo anch'io, cioè digli... Fammi aprire un attimo l'immagine. Guarda, di a tuo padre che se vuole fare una class action per chiedere indietro un risarcimento danni per il tempo che abbiamo perso a guardarla, io sono con lui. Ma credo che l'abbia visto, no, di gusto non credo, però... 26... Cioè, era quel... 26 minuti fa mi è stato segnalato per violazione del copyright un pezzo del GHSS numero 100. Pensa a te. Quindi probabilmente anche a me a questo punto. E a me è stato causato per copyright una puntata di del mattino dove giocavo a Crypt of the Necrodancer in una canzone di Crypt of the Necrodancer. Mi sembra assolutamente l'ideale. Una serie di... Cioè una puntata di più o meno 8 anni fa, 7 anni oddio, fa. Oddio, mi ricordo Falling Sky. Oh, beh, oddio. Era quello con i ragazzi che gli ficcavano le robe nella schiena. No, che schifo. Però te l'ho detto, penso sia la cosa più brutta che abbia mai visto. Ma la domanda è perché Conan ha 4 QA? Perché ha preso il cuore in più, Mac? Si ho preso un comunque, è sempre bello, ma a me tipo avevano segnalato l'anno scorso per copyright tutte le puntate.
tutte le puntate che avevo fatto di Until Dawn, perché avevo fatto il full walkthrough, tutte segnalate, tutte. No, qua c'è un coso. Nice. Oh, zitto, non uso mai l'arco, ma vabbè. Ora che c'ho quello ficco lo uso. Chi era la linea che gli accompagnava proprio con le Sky? Intendo... cioè, mi ricordo che c'era quell'alieno alto tutto storto. No, aspetta, no, aspetta, però gli alieni, quelli blu, gli erano i cattivi. L'alieno che li accompagnava era sempre fatto di quelli tipo tutti oblunghi. No, comunque, chi era con aiuto? Ho paura, no. Chi è? Sono io. È Lillo. No. Però poi devo ancora vedere. È vero, vedere, no, non possiamo parlare di LoL 2. Io l'ho viste le prime 4 puntate di LoL 2. Io l'ho vista anche le ultime 2 oggi. Come, sono uscite? Eh sì, sono uscite stamattina. Ah, ok, no, io ancora le ultime 2 no. Devo vederlo, poi se me ne parliamo allora. Comunque le prime 4 mi sono piaciute per alcuni aspetti molto più della prima. Cioè io sto preferendo... prossimo lo vediamo. Cioè io sto preferendo LoL 2 a LoL 1. Addirittura? Personalmente. Mi sta creando tutto sto hype che poi... No, a me fa semplice, non... lo trovo che funziona di più come show. Cioè, secondo me LoL 1 aveva molti più tempi morti tra una gag full meme e un'altra. Questo è un po' più organico. Sì, onestamente c'è... A me è sembrato che ci fossero un po'... Cioè, nell'uno c'erano un po' più gag stupide, estemporanee, così. Sì, era molto più meme moment. Sì, qua invece è tutto più ragionato, ecco. E a me piace molto di più la seconda, infatti. Ma c'è anche un motivo. Ah, era Doug Jones. E poi c'è Guzzanti. E poi c'è Guzzanti. No, Argon come era Doug Jones, non ci credo. Guzzanti. No, c'è anche della gente un attimino più... meno cacciarona, ecco, lì in mezzo. No, bro, c'è Guzzanti e va bene così. No, ma dico, come improvvisazione, come cose fatte a muzzo. C'è gente molto meno raffazzonata dal punto di vista umano. Sì, no, no, ma sono d'accordo, ma anche gli altri, in realtà, tranne una che è veramente non pervenuta... Che vabbè, immagino, non c'è neanche che bisogno che... Vabbè, è smasazza come se non esistesse. Ma anche la bufala non ha fatto veramente un cazzo. Sì, Diana del bufalo niente, è strano. Vabbè, no. Che dici, non è una... A parte far un po' cringe... No, aspetta, Diana del bufalo, secondo me, non è paragonabile a te, ma c'è, non è così incisiva, fa un paio di... Nelle prime quante puntate c'è ogni tanto... Però proprio ha fatto due cose e ho cringiato proprio malissimo. Ma lei roba umoristica ha fatto, praticamente ha fatto la spalla nei programmi umoristici di Mediaset, quindi non è che sia una comica, è una spalla. Sì. Allora, io non l'apprezzo, però ti dico, un paio di gag le ho trovate anche carucce, però chiaramente ha fatto quel che poteva. Il punto è, almeno si è sbattuta, l'altra proprio era lì per il meme. A me piace Masazza, è quella che è tipo la blogger che non c'entra un cazzo. Non c'entrava proprio un cazzo proprio. Zero, zero. A me è piaciuto tanto il ragazzo, mi è piaciuto tanto. Sì, è stato bravo Max Angioini. Angioini mi piace come comico. È stata, vabbè, allora, dicevo che secondo me sono stati proprio fuori scala. Vabbè, non mi dite, se è stato dire che è stato eliminato e quindi mi è stato... No, io me che non posso sapere chi hanno eliminato, perché non ho visto le ultime due puntate, perché non erano ancora uscite. Io ho visto le prime 4. Okay. E no, vabbè, è stato della serie, essendo ora nel futuro. Secondo me, nelle prime 4 puntate, fuori scala assolutamente, Guzzanti, Mago Forest, proprio un altro campionato. Mago Forest, cioè, obiettivamente, andiamo sotto, se fosse per meriti, per una cosa del genere... E per improvvisazione, cosa varia. La Raffaele è anche stata molto brava. Raffaele, anche te, la Di Biase anche mi ha fatto molto ridere. La Di Biase piccina, fa quello che può, non faceva ridere neanche in coppia. No, lì a me lì però non è dispiaciuta. Max Angioini molto bravo, vabbè, Maccio. Maccio è Maccio, bravo o non bravo, è Maccio. Di Maccio però c'è una cosa che io ho apprezzato particolarmente. Ci sono delle parti dove magari, sai, come anche in LoL 1 vanno tipo a cambiarsi o così via, no? Maccio in character sempre. Sempre. Cioè, magari non ha nessuno a cui far ridere e fa comunque una gag solo per la telecamera. Sì. Cioè, Maccio è incredibile. È sempre in kayfabe. È sempre in kayfabe perenne.
E poi comunque anche i poggioli sono stati bravi, ah, meno degli altri. Infatti mi ha fatto ridere. Tutti bravi, tutti bravi. Mi ha fatto ridere un commento che avevo letto su Maccio. Maccio, non saprei dire se mi è piaciuto o meno in questa edizione, perché non capivo quando era... quando faceva finta o quando era, faceva le cose. Perché, cioè, nel senso, fa sempre finta. No, secondo me è così di suo. E quindi di conseguenza non puoi essere così. Non esiste in carattere. Non può essere così, cioè non può. Allora, in realtà io sto... che flexa, però mi fa molto, molto... Allora, io posso dire che lui è abbastanza così sempre, e tu dirai, come cazzo lo sai? Perché, dai, Maccio è di Vasto, ma gli altri con cui ha creato anche tutta l'Allegra con Briccola, alcuni sono di Vasto, alcuni sono di Chieti, in provincia di Chieti, altri sono di Chieti. Di Chieti, barra Chieti Scalo, è la moglie di mio papà. Suo fratello al liceo aveva come gruppo di amici, e infatti quando tornano per l'estate giù si vedono regolarmente, Maccio Capatonda e compagnia. Quindi il fratello della moglie di mio papà ha frequentato per tutta l'adolescenza, i primi anni, finché poi non si sono trasferiti, Maccio e compagnia, Herbert e compagnia. Quindi sono così, cioè lui c'è così, punto. È incredibile, si dice non puoi andare in giro nei posti, sì. Quindi è amico in realtà, cioè li conosce di brutto, perché sono tutta sicuramente finati poi 20 anni di brutto, poi dopo meno, perché loro ovviamente hanno fatto le vite diverse, però ogni ancora qualche anno fa li aveva rivisti che erano andati giù e vedete che sono così, e mi fa morire sta cosa. Di base, se perché uno l'Abruzzo dice, è grosso. Se uno si comporta così in quelle situazioni è così sempre. Sì, anche perché l'Abruzzo è un buco di culo, non è gigante, Chieti Scala è zona lì che sarebbe dietro. Cioè la provvidenza. Moriamo dal boss e finiamo. Moriamo dal boss e finiamo. Abbiamo l'ira, però. Abbiamo tutte le ultimate. Le vite, dicevo. C'erano dei cuori in giro, probabilmente. Ma che cuore. Ma no, in realtà no, le abbiamo. Ah, come si usa la ultimate? È Y o triangolo, dipende cosa. Mi ricordate che ho la carne, volendo. Mac, usiamo la carne subito. La carne, anch'io. Usata anch'io subito. Vai, ira! Ira! Qui! La mia ira in realtà che no, cazzo le frecce! Fa? L'abbiamo usata addio. Nel momento sbagliato l'ira. Addio le mie frecce. Vabbè, la ricarichiamo. Aspettate. Bro. Fatelo uscire, andare in giro. Il mio pollo è morto. Arriva. Io comunque Zetto dico solo una cosa su LOL. Non è spoiler, tu capirai, di Mago Forest. Dico solo una. La foto. Non dico altro. C'è lì, ho detto, per me hai vinto la stagione. Cioè, hai vinto la vita anche. Sei un genio. Ah, Guzzanti. Guzzanti è immenso. Cioè, non... cioè, Guzzanti, sì. Guzzanti è immenso. Ma più che altro non lo fermi mai. No. Cioè, io onestamente pensavo a Guzzanti, magari, non so, fa troppo il serio. Comunque. No! Cioè, ha detto YOLO proprio Guzzanti. Se c'è uno che era lì per il Lulz era Guzzanti. È strano perché uno è incredibilmente pigro. E quindi non ho capito invece... come cazzo abbia fatto. Ma guarda, perché secondo me si è divertito. Quando lo vedrai alterna. È l'unico, mentre tutti gli altri hanno sempre meno la faccia mezza sorridente. È l'unico che alterna i momenti in cui appunto sta mezzo sorridendo a momenti in cui c'ha la faccia a dire ma che cazzo me lo fa fare di stare qua. Sì, però è come la sorella che giustamente dicevano scusa un attimo, ma io ci vivo, ho vissuto tutta la mia vita in questo stato, non lo sento, cioè non è la per cosa me, però è difficile che mi facciano ridere veramente, perché cioè obiettivamente ho vissuto la mia vita, è passata in uno stato di tentativo d'umorismo barra umorismo vero e proprio, quindi io se vedo te che mi fai ridere, non mi fai ridere. Diceva l'unico che mi fa ridere è Lillo. Ma infatti la cosa è sempre perché si conoscono e quindi esatto. Cioè, esatto. È facile. Ma sì, ma come qual è? Chi è invece che diceva Guzzanti che sono amiconi? È Lillo. No, a parte Lillo. Ah, sì, no, è vero, sempre Lillo. Sì, era Lillo. Era Lillo. La cosa che a me anche la cosa che spezza di Guzzanti è che veramente lui è nel mood del tipo dai. Ok, devo andare a farli ridere. Cioè, è proprio. E infatti, cioè, comunque è stato devastante. Ne ha mietute. Cioè, vabbè, poi non dico altro. Ma... ridendo e scherzando? Ridendo e scherzando, ultima fase. Stiamo calmi. Questi perché... sono palesemente tutte le ore su Elden Ring che vengono. Le mie, sì, bro. Ah!
Anche perché diciamo che Miyazaki si è sbizzarrito con boss a 850 fasi e i cazzi in faccia. Quindi quando vuole, quando vuole, non sempre. Ha delle parti che dici, vabbè, bro, no, dai, non... Chi dove sono? Poi, cazzo di frecce! Ha avuto un... Ah, merda. Oh! I'm fucking dead. No! No, raga, no. No, no, sono da solo. Detto. No, raga, la no. La devi risolvere. La devi... abbiamo... Ora dalla caccia solo a me è un casino. Ti ho pulito l'area, no, però. Questo però è andato. C'è un cuore. Oh. Io ti ho pulito l'area il più possibile. Poi le minion mi hanno staccato. Ho usato anche la carne, splash. Per dire. Sì, ma anche io ho dato fondo. Ma io sono entrato. Il problema è che io sono entrato qua con tipo due cuori. Ok, ho la furia. Ma... Se riesco a sopravvivere a sta cacca. Ok, furia. Scappa da lì. Sa che ti conviene levarti da lì. Infatti mi sono... non posso decidere. Quando entri in furia sei bloccato. No, okay, quando entri in furia sei bloccato. La mia furia comunque fa schifo al cazzo, perché è tipo, fai un po' più male. Sei normale. La mia è... La mia è palesemente forte solo per le aree. C'è il polletto che sta decimando tutti i nemici comunque. Questo sono io che ho usato tutte le ampolle cremisi e mi rendo conto che ho ancora quella del mana e okay. Mi metto a spammare solo magie sul po'. No! Oh mamma. Bastardo! Così è come sono morto io prima, non avevo visto. No! Sì, anch'io ero completamente... Mi ha colto così, come uno stronzo. No! Così, in questo modo mi ha colto. No merda, lo uccido con la ulti, lo uccido. Devo sopravvivere. Minchia quanto io... scatta! Oh, meno! Vai! Non ci credo, cazzeggiando ce l'abbiamo fatta, senti? Yes! Doma la scimmia. Doma la scimmia. Abbiamo domato la scimmia. E sta roba? La scimmia ho domato. Guardia. Salute massima. Per l'ennesima volta. Non fa... Cioè, come DPS, anche se è un po' più lento, credo che ribatta, infatti. Anche la spada batte la mia lancia, ok? No! Rida, mia. Let's the fucking go. Non c'è neanche il teletrasporto per tornare fuori, oh, come... Però il Nerin ci ha abituati troppo bene. What? Okay. Sì! Ah, sì. Okay, non lo devi pigiare te, ma ti... Ci ha sparato lui e adesso tra l'altro il serpentello si sbuffa anche. Ma poi ripeti, quattro lord con i quattro sigilli. Cioè, proprio è il Souls-like dei giochi fake per... No, ma questo in teoria è una presa per il culo in generale. Prossima fermata, Cot. Cot. Ah, è una presa per il culo dei software. È uscito il primo di aprile. Cioè, nel senso, creato il primo d'aprile questo gioco. Ho ucciso il big boss. No, perché livelliamo quando moriamo. Ma che cazzo. Però siamo pieni di cuori di vita, per dire. Cioè, ma di brutto proprio. È quasi un peccato interrompere. Però 23:51, vabbè, se volete possiamo farne una veloce, vedere com'è il mondo del della sabbia, no. Dove moriremo malissimo subito, nel senso. Ah, va bene, dici così moriamo. La domanda è giovedì, però scusate, a sto punto per il Lulz lo finiamo pian pianino. Dipende se quanto dura, vediamo, guardo Long to Beat. Me lo chiedo seriamente, o lo finiamo o chiedo refund, cioè lo finiamo, chiedo, sono d'accordo. Sono molto d'accordo. Se lo giochiamo tutto in live, me ne sto cioè, nel senso, live, possiamo anche giocare tutto in live. Tutto in live, va benissimo. Zone, mi gasa un sacco giocarlo tutto in live, va bene. Tanto se lo giochiamo ce tutti insieme, tanto nel senso. Magari. Perfetto, allora non chiedo il refund. Sarà come giocare Secret of Green Death. Ci prepareremo a Secret of Green Death. Esatto, è un allenamento per Secret of Green Death. Di cos'è? Io ho chiesto, cos'è che ho chiesto il refund? Ah, sì, New World. Giustamente, oserei dire. Vabbè, era uscito, l'avevo provato e poi avevo chiesto refund. Io non lo sai che non ho mai chiesto refund di niente, credo, nella mia vita. Non avevo dubbi, posso dire. No, vabbè, però, cioè, più che altro per lo sbattimento. Non mi ricordo. Io, cioè, se no, qualcosa. Io di qualcosa ho chiesto il refund, di robe... Ah, sì, del secondo di Pathfinder, che ho detto, ma ci provo... No, ho fatto schifo al cazzo. Io ripeto, solo di quello. E poi l'ho chiesto di... No, credo almeno di altre due cose, sai. Sono abbastanza sicuro di aver chiesto 3 refund e uno me l'hanno negato. Avete finito? Decidetevi. La vostra vita. Ah, decidete... sì? Di coso? Di custom made 3D2 ho chiesto il refund. No, addirittura hai chiesto il refund? Ma dai.
Su serio? Vabbè, mica ci vogliono due ore per farsi una sega. Ok. No. 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 Ah, no. Perché non sapevo esistesse la patch, quella Lud. Just me. E quindi l'ho comprato e ho detto, ah, ma è solo un gestionale di... ma di ma immagino... Oh, what the... Oh mio Dio. Come lo chiami, Edo? Si chiama... Bist... Vincenzo. Bistecca. No. Bistefani. Si chiamerà Pio e Amedeo. Senza spina dorsale uguale. No, è il livello di comicità melma, pensavo. Grazie, va bene tutte, a posto. A posto così, per me è a posto così. Ricordiamo, per me quella ciao. Ricordiamo sempre, come direbbe Rapone, emigratis, ma è la tratta dei migranti, con Pio Amedeo. Che me che credo abbia visto quello spezzone. Sì. Tutto. Ed è incredibile. Me l'hai fatto vedere, è stato veramente fatto vedere io? Tanta roba, sì. Sì. Ti avevo mandato io, ah ok. Hai mandato tu. Pio trova, io ricordo, credo che il momento migliore, Pio trova un trafficante di migranti al confine col Ghana. Prova a convincerlo di farli passare parandogli un pugliese. Gli spara in un piede e di notte lo pestano con dei tubi. Sì, no, la parte migliore è quando muore in mare, però sì, vabbè, quello è un altro discorso. Per il voto del pubblico. Esatto. Comunque andiamo. Quindi, va bene, perfetto. No, no, viva, se volete viva, vedere, no, andatela a cercare. Avete artisticamente, odiamo più a Amedeo, solo sì, artisticamente. Sì, sì. No, come persone, in quel caso non... no, ma va bene, sì. Come persone non mi hanno fatto nulla. No, 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 a me personalmente no, all'umanità... All'umanità vediamo, va. Sarà la storia a dircelo. Alla morale altrettanto. Dipende. La vostra scala dei valori vale uccidere una persona perché ha una bassissima morale? Chi lo sa? Magari. Beh, sta a voi, tipo... sta a voi. Sì. Però stando alla sua morale, nel caso lui la prende con autironia. No. Certo. We want your belle ste vite. Tanto basta. No, sono pugliesi. Ah, perdono. E come si dice in pugliese? Bro, e la loro comicità si basa tutta sul fatto di essere pugliesi. Sì, però vedi, il fatto che tu non lo sappia è positivo. Esatto. E stavo giusto per dire, guarda, fra che, cioè, però, è meglio così. Ha ragione. Il problema siamo noi che lo sappiamo. Esatto. Hai ragione. Hai ragione. Hai ragione. Il pugliese non lo so. Credo sì, mia... no, non importa. Questa stagione, non l'avevo visto, ah, che sì, diceva, in questa stagione Matano avrebbe vinto, avrebbe finito dopo 5 minuti. In realtà sì, forse no, perché tipo l'avrebbe già finito dopo 5 minuti, avrebbe dovuto finire dopo 5 minuti già anche nella stagione precedente, in realtà. La lancia è fortissima, se qualcuno lo vuole. Vabbè, dai, infatti mi sa che la prendo a posto del martellone, sì. Ma Matano tra l'altro fa il co-conduttore insieme Matano a... Matano fa quello che ride. Quello che ride insieme a Fedez. Esatto. Posso dire più inutile della Maionchi, ma meno fastidioso. Esatto, sono d'accordo. Io finirei di esplorare. Ma questo prima è di andare un dal boss. Anzi, no, no, è vero, andiamo dal boss e lo vediamo. Cioè, facciamo prendere a ceffoni. Sì, non ce l'ho più voglia, frate. Dobbiamo andare a dormire. L'idea non mi dispiace. Scusa, perché, tanto... perdonami, perché la cosa. Perché c'ho una mano adesso, Vincenzo? Come perché Pio Amedeo? È perché è diventato Pio. Pio Amedeo. No, Pio Amedeo è così per quello. Ah, sta facendo belli ciao. Ho capito. Ah, oh, orca. Vedi, però tu sai già troppe cose. Sei questa... un genio. No, io non ci avevo pensato. Sono andato al cinema e ho visto purtroppo la pubblicità. Bro, ma fa schifo. Cioè, io proprio pianto. E giuro, non ho idea di che cosa stai parlando. E un po' me ne vanto a questo punto. Avevo letto una recensione che dice aveva fatto tornare indietro la comicità di tipo 40 anni. Ma a me anche non è che è uscito apposta. Cioè, non, ma più che altro in un mondo in cui hai. Cioè, in un mondo in cui hanno inventato il partigiano reggiano, che è un gruppo. Che è una roba di Parma, appunto. Però più a me è diventato color arcobaleno. Perché? Infatti stavo vedendo, stavo la appena moda. Ho appena visto, è diventato arcobaleno. Stanno provando a chiedere scusa. No, no, stanno facendo un discorso, però fa ridere uguale. Un cazzo. Ma l'ho perso, dove è finito? È qua, adesso è tornato. Ora è morto. Perché ci sono delle esplosioni? Cos'è che esplode in questo gioco? Ci sono i pugni di luce. Ok, ora ho capito. Sono boss di Nazuma. Adesso le hanno accoltellate alle spalle fuori dal teatro Ariston. Più o meno.
Sì. No, merda. Magari. No, merda. Chiedo, sei rimasto solo tu. Chiedo, sei l'ultima speranza solo... della razza umana. Ah. È durata molto l'ultima speranza. La domanda è... Ma sei stata sei l'ultima speranza della razza... No, la domanda è da dove arrivano i pugni giganti volanti? Erano i tizi bianchi che li stavano... Quelli del ah, non li avevo visti, avevo... però devi proprio sottolineare che siano bianchi o neri, cioè pensavo l'avessimo superata questa. Eh sì, perché nella scorsa mappa erano neri, è colpa mia. Perché io non ho livellato? Mi stavo perché scaccolando. Perché io ho ucciso il boss da solo, forse, non lo so. Non è che... Ah, ok, no, ma me è livellato come me, infatti. Forse okay. Anche i danni inflitti cercano, c'entrano con l'exp. Non ho la più pallida idea. Vabbè, comunque, vai, vai, tutto ciò mi sono dimenticato di livellare, ma non importa. Tutto ciò più Amedeo. Pio e Amedeo, assolutamente. Intanto ti faccio pensare su, a proposito di Pio e Amedeo, ti faccio pensare a qualcosa di profondo per il finale. Grazie mille per averci seguito, oggi è il 3 marzo e tra... 10, vabbè, aspettate, allora tanto vale, scusate, ho letto 23:50 inizialmente, ho detto, non... cioè capirete che adesso sto stallando fortissimo per... sono 23:59, esatto, e 23 secondi, quindi sto stallando malissimo e vedi anche la stessa solita cosa. E tra poco, tra l'altro, credo di aver già preordinato, non so se è andato in pre-download, che miseria, devo controllare. Scusa, l'hai comprato? È su Switch, non c'è su altro. Switch, giusto. Ah, poi arriverà, credo che poi arrivi come al solito, come ha fatto Octopath, tipo sei anni dopo anche sul PC, ma non lo so, però tanta roba. E devo dire, cioè nel senso, la parte dovevi vedere, forse Zetto di guardare le altre demo che avevano tutte le varie cose fighe, tutte le varie meccaniche, però vabbè, comunque ci sta. Ma di cosa, scusa? Di Triangle Strategy. Ah. Può darsi. Comunque, per la puntata di ieri, 3 marzo è tutto. Noi ci vediamo giovedì prossimo, domenica no, perché caso strano gioco un po'. Non mi ricordo. Credo per le prossime 4 domeniche sono dentro una palestra, quindi... E cos'altro? Boh, mi piacerebbe fare Triangle Strategy perché lo voglio finire a tutti i costi. E so che se lo gioco da solo non lo finisco. Quindi c'è una buona possibilità che io decida di farlo in live. Anche se con la mia schedule di questi ultimi prossimi 3 mesi non ho idea di quando cazzo lo posso fare. Quindi devo un attimino capire. Devo capire come cazzo fa, è quel grosso problema. Per il resto, grazie mille Zettino, grazie mille Duxino. Hai qualcosa di pregno da dire? Su Pio Amedeo? Sono caduto, è caduto. Ci sto pensando, su Pio Amedeo? No, per chiudere così in bellezza. Guarda, ti dico con questo. Con dell'intelletto, per dire. Ti dico questo. Uh-huh. Ti dico. Ti dirò cosa sta succedendo nel frattempo nel mio... ok, scusate, non capivo perché si sentiva la musica. Ok, ho capito perché ha fatto la cosa del pre-show e quindi è partito. Guarda che c'è, tu non sto pensando, ci sono quasi Stai elaborando una battuta da fare alla fine della puntata, perché sennò altrimenti partirebbe la denuncia. No. Nel frattempo ho una domanda, mentre stai elaborando, ho una domanda per la chat e per Zetto, che sicuramente ne sa meglio di me, ne sa più di me. Ho tenuto la vodka per 5 ore in freezer. Grazie. Sì? E... non intendo che sei un beone, ma no, ne sai più. Perché sai più di alcolici, visto che sei anche un barman. Yeah, no, sì, no, ok, no. Vai. Ho tenuto la vodka 5 ore in freezer. Secondo te lo trovo ancora in uno stato accettabile? Oppure è vodka. Non può ghiacciare, è puro alcohol, no? Quindi non c'è. Sì, se ghiaccia vuol dire che è diluita. Ok, perfetto. Allora, no, perché avevo questo dubbio, dicevo, è difficile che vada in si ghiacci, no? Okay. Sì, in teoria non è possibile. Lasciarcela quanto cazzo vuoi. Okay. Io mi ricordo, dato che sono un alcolista, la lasciavo fissa in freezer. Quindi... ok. Perché ho detto, volevo berla perché ce n'è bisogno in questo momento, e poi ho detto, però mi sono dimenticato di berla e quindi di conseguenza niente alcol, era tutto senza alcol oggi. Allora, eccolo qua, ho la mia battuta finale. Vai.
Ah, dovete sapere che io non so l'accento pugliese. Ah, credevo toc toc chi è dovessi fare. No, 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 dovete sapere, non so l'accento pugliese, ma un detto pugliese regionale simpatico, a detta di Google, dice: c'è Fabri che c'è Mareit, nascia pass, ma è un prureit. Tradotto. Sei napoletano, questo più che pugliese. No, è pugliese. Perché sa, tipo, c'è Fabri che c'è Mareit, cioè devi leggerlo più pugliese. Okay. Chi costruisce e chi si sposa non smette mai di pagare. Ok. E questa è la questa? È un detto simpatico irriverente pugliese. Detto simpatico. Bro, lo dice Google. Lo dice Google. Ecco, ho capito. Quindi abbiamo capito che l'umorismo pugliese è una merda. Comunque, sai, è facile essere amici della luna. Bene, è arrivata l'ora di raggiungere le mie amiche stelle per illuminare il cielo notturno. Come vuoi, Luna. Ma prima di andare, non vuoi cantare la canzone dell'arrivederci? Certo, con molto piacere. Con molto piacere. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio. Dio, venite domani da noi. La luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi, qui con voi. Ciao ciao Luna, ciao. Grazie per essere venuti alla grande casa blu. Ciao! Oh! Quasi dimenticavo. Il vostro amico... Zitti, mercoledì sera alle 9 facciamo una sessione di Lex Arcana. Tornate presto!